Buonasera, abbiamo avuto come al solito problemi, ma questa volta dovuti alle impostazioni del computer che decidono di cambiarsi da sole. Buonasera a tutti, bentornati i miei giocatori, ciao ragazzi. Buonasera, buonasera al nostro buonasera. Pubblico, bentornati in questo grandissimo canale. Buonasera a tutto il pubblico, tranne Pat Mauser. Io ti sento malissimo, Sed. Sento che gracchi, scricchioli e fai altre robe. Come se laggassi. Gracchi e scricchioli? No. Ora non più. No. Ok. E allora comunque, ripeto, saluto a tutto il pubblico, tranne Pat Mauser. Bravo, mi sei piaciuto. E noi cogliamo la palla al balzo per ringraziare Five Dragons Collective che si sono abbonati con Prime per un totale di 16 mesi. Ackerman ha colpito. Probabile, perché la live non voleva partire. Lo stesso problema dell'ultima volta che abbiamo avuto quando abbiamo fatto consigli da Dungeon Master, che è crashata 3-4 volte senza alcun tipo di motivazione. Adesso funziona. Vediamo e speriamo che tutto vada per il meglio. Ma innanzitutto, lo chiedono. Ma Naishar, ragazzi, non pervenuta. Ha preso un giorno di malattia e ha portato la giustificazione portata dai genitori, firmata dai genitori, e quindi non è potuta essere qui stasera con noi. Il certificato medico gliel'hai fornito tu, dottore? Il certificato medico gliel'ho fornito io e praticamente non potrà venire in gita con noi questa sera nella città dei nomi, dal nome dimenticato, che cazzo si chiama. Quindi ogni volta un nome diverso, sì, esatto. La città dai nomi diversi. Del nome perduto, la città del nome perduto. Bene. Allora, signori belli, siete pronti per affrontare questa sfida in 3 e mezzo? Perché non essendoci Aileen sarà il personaggio che vi verrà dietro in silenzio, ogni tanto farà cosa, ma niente di che. In 4 e mezzo, dottore. Per la prima volta dall'inizio della campagna ci verrà dietro in silenzio. Mamma mia. Attenzione. Questa non era ciao, una Sara. Questa non era una frecciolina, era una cannonata. Bordata, però erano le frecciate di quelli di Dark Souls. I tronchi, sì, mamma esatto, mia, gli ombrelloni che partivano gigantesche, mamma mia, ragazzi. Ma... Non mi dite che l'ho pensato soltanto io quando l'ha detto. Probabilmente sì, perché sono una brutta persona. Non l'avevo pensato, però sì, okay, sono una bruttissima persona. Comunque non siamo 3 e mezzo, siamo 4 e mezzo, perché solo vale per 2. Beh, addirittura. Sì. Ah no, guarda, anche William conferma, assolutamente. Bene, allora ragazzi, siete pronti? Questa sera affronterete questa nuova sessione, vediamo cosa succederà. Adesso farò un riepiloghino e poi andremo avanti, ma prima di andare avanti faccio dei piccoli annunci. Innanzitutto benvenuti a quelli che sono collegati adesso, benvenuti a quelli che lo guarderanno. Io invito tutti quelli che hanno guardato sessione o che hanno avuto modo di rivedere sessioni anche sul tubo, regà, dovete commentare e far capire se vi piacciono i video, altrimenti io non riesco a capire cosa vi piace e cosa non vi piace, capite? Il tubo ha un algoritmo strano, quindi se voi non gli date, cioè è uscito Arcantir, io capisco e apprezzo che eravate tantissimi tutti in chat, la mia clinica, i miei pazienti non hanno perso occasione di commentare su Telegram. Di conseguenza quei video sono senza commenti, ragazzi. Capito? Il risvolto della medaglia. Capito? Tutti attivissimi, non là. Allora, io proporrei. C'è il recappino, ok? Il tempo del recappino. Tu mangi le fragole. Okay. E dalla chat mettono un attimino, cambiano tab e vanno a commentare l'episodio di Ark. Okay. No, non è che devono farlo di fretta, no, nel senso adesso se no faccio il colpo del sole adesso. Pure io e poi peggio per te. Stai buono, sente, ti prego, poi peggio per te. La mia scrivania, ciao, perde. Io propongo un minuto di preghiera per la povera Neshar che ha perso il treno poco fa. Ma come? Madonna, mamma mia, quella lì è proprio Gillian che ha detto no. Ma il treno per Lourdes, spero. Comunque, Sed, ogni tanto ti si sente strano. Cioè, ti si sente tipo come se laggassi.
Ma non laggo. È capitato anche altre ping, volte. Non lo ping sento solo medio, io. Ping medio 26. Ogni tanto zii. Forse ho dei pacchetti persi. Ecco, tipo anche infame. Ora se sentite, tipo una cosa del genere. Vedi, prova, se fai poi una prova tipo fino ora, a tuttora. Ora? Prova un po'. Non lo so, poi magari quando verrà ricaricato finiremo, gli vai a dare un'occhiata. Comunque va buono. Andiamo a noi, signori, ci spostiamo nella sezione roleplays perché faccio un riassuntino e poi si parte a cannone. Sede con la connessione tedesca Maddock. Maddock cosa? Il più che lag sembra un micking clip. Sì, è tipo come se fosse tipo un disturbo del microfono. Sono pacchetti persi. Ma zii, qua hai perso proprio il furgone di Bartolini, stai perdendo. No, no, è una media del... Il massimo è 7%. Quindi nemmeno troppo. Ah, Maddock, per le carceri di Nogaret. Allora, faccio anche questo piccolo annuncio. Signori, sarete a Modena? Volete affrontare la sfida? E allora dovete partecipare alle carceri di Nogaret. Semplicemente vi dovete recare presso lo stand Area D&D del padiglione A e dire: voglio fare l'evento di Morgan. Però lo dovete dire con questa voce. Loro prenderanno il vostro nominativo, si segneranno il vostro numero e potrete partecipare. Ogni girone di le carceri di Nogaret, vi faccio questo spoilerone, sono 8 player. Quindi dovete venire in massa, signori, perché gli schiaffi saranno tipo così, pam pam pam, che non li capite come arrivano. Quindi se avete un gruppo affiatato e dite io credo di potercela fare, venite, io vi aspetto. Quindi, signori, ci vediamo a Modena, per chi di voi sarà lì, e faremo tante belle cose. Se verrete con la maglietta del dottor Morgan, vi regalo la spilla. Capito? Faccio il trick, così devo via la maglietta. Maglietta, signori, che viene devoluta in nulla efficienza, perché non si guadagna una mazza da quella maglietta. Però fate figo, cioè del simbolino di Morgan, dietro scritto paziente. Insomma, fa figo. Oppure venite tutti tronfi con la maglietta tutto tronfio. Comunque, fatta questa ipermarchettata per il sito che fa le magliette, perché ripeto, sono l'unico che ci guadagna, è lui. E andiamo in roleplay, signori, e faccio il dovrei avere risolto, ragazzi. Ah, adesso ti sei sentito bene. Speriamo che duri. Hai poi cambiato il cavo, Joseph? Chiedono dalla chat, sono preoccupati. Joseph. No, non ci sente? Joseph. Sì. Joseph, doppiamente. Sì, ditemi. Hai cambiato poi il cavo? Sì, ho cambiato il cavo. Adesso ce n'ho uno esattamente quello che ha chiesto il dottore. Mi è stato prescritto e l'ho comprato. E guardate un po', funziona benissimo. Quindi le prescrizioni del dottore sono sempre e soltanto esatte. Quindi adesso diglielo. C'è il recap e poi si torna in quelle lande di Solamnia. Diglielo. Comunque, ragazzi, sì, sappiate anche che io ho questa forma di comunicazione. Quando qualcuno non mi sente, ripeto all'infinito quello che stavo dicendo fino a quando non ottengo risposta. È proprio una modalità. Comunque, ci spostiamo in RP, faccio un riassuntino e si parte. Dopo uno scontro a dir poco impegnativo, i nostri avventurieri riescono finalmente a farsi avanti. Riescono a superare, dopo questa grande difficoltà, la difesa rimasta a protezione dell'avamposto. E una volta superato questa protezione, con gravi e soprattutto con un combattimento che li ha lasciati feriti, riescono a trovare il passaggio che li porterà verso la città senza nome. Trovano questo passaggio scavato nella roccia ed è lì che si intrufolano. Iniziano a percorrere questi lunghi passaggi scavati. Riescono anche a capire che la roccia all'interno di questi passaggi sembra essere in parte naturale e in parte fatta di pietra di un'altra fattura.
che però nessuno di voi, in quanto nessuno di voi è esperto nelle pietre, non riuscirà a riconoscere. Ma vi farete avanti lungo questi sentieri e camminerete per parecchio tempo. Vi concedo questo sentiero percorso all'interno della montagna come un riposo breve. Quindi, se volete, potete utilizzare i vostri dadi vita, nel caso in cui ne aveste, per recuperare alcuni punti ferita. Per Eileen farò io, ovviamente. Io ne tiro giusto uno. Ok, allora do un'occhiata, un secondo, quante ferite mi rimangono. Allora, Obermellow, grazie mille per il sub, benvenuto, primo abbonamento, incredibile, signori, salutate tutti. Obermello, benvenuto, benvenuto. Obermello, benvenuto. Da dove si tirano i dadi vita? Nella parte principale della scheda, in basso, vicino a Death Save, hai ferite. Il dadino. Doppio clic, ne tiri uno. Ah, uno per volta, allora. Yep, perché puoi decidere quando fermarti e quando no. A me mi ha tirato di tiri di salvezza. Ok, Eileen li ha terminati. Dunque. Ok. Ci siamo. Bene. Dunque, signori. Andiamo a noi. Vi incamminate lungo questi sentieri, ma mentre vi avvicinate su questa strada, ormai quello che vi siete lasciati alle spalle è distante. Distante tanto quanto basta per darvi la sensazione di essere riusciti in qualche modo ad evitare di essere raggiunti dalle truppe nemiche. Riprendete fiato, tutti voi. Riuscite a far tornare normale il vostro respiro. I vostri nervi iniziano a sciogliersi. Riacquistate un barlume di serenità mentre vi avventurate lungo questi sentieri. La visibilità, però, più percorrerete questi tunnel, minore vi sarà concesso di vedere, fino a quando poi, ad un certo punto, senza l'ausilio di un qualche strumento di visione, come può essere una torcia o di luce, una fonte di luce, non sarete in grado più di vedere. Tranne, ovviamente, Eileen. Quindi al momento i tunnel, questi tunnel sembrano non avere un'uscita. Esatto, cioè ancora non si vede neanche la luce in fondo al tunnel. Mi chino su un ginocchio, estraendo una torcia. Do due colpi con le pietre. Ti si sente ancora gracchiare comunque. Non posso sì, ogni tanto sì. Ok. E accenderò una torcia. Quindi la terrai tu. Eh sì, sono davanti. Ok, allora, ordine di marcia, ragazzi? Il solito. Ok, va bene. Inizierete ad avanzare. Un'altra sub, fatemi vedere chi è. Dega 82! Ma perché non lo vedo io questa cosa? Adesso non lo so. Okay. Livello 1 Dega 82! Grazie mille! Scusami, ma non ti avevo provvisto, era il buio e non avevamo ancora acceso la torcia. Perdonami. Benvenuto, benvenuto, nuovo paziente. Se siamo in situazioni concitate, però Joseph rimani concentrato sul gioco. No, 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 tranquilli, tranquilli. È okay. Solo per adesso che siamo in corridoio. Vi adentrate sempre di più, solo. Lasci che la borsa che hai alle spalle scivoli davanti. Prendi una torcia e la accendi. Nel momento in cui accendi la tua torcia, iniziate a vedere meglio ciò che vi circonda ed effettivamente la roccia, più andate avanti, più sembra di diversa tipologia. Il corridoio di fronte a voi inizia a snodarsi in quelli che sembrano dei corridoi che, più andate avanti, più si stringeranno. Prima di continuare, ci sono due ringraziamenti da fare. Anzi, un ringraziamento però per due. Falli tu, dai, Joseph.
Allora, Mavelux, grazie mille in questo corridoio così buio, così freddo, così terrorizzante in qualche modo. Hai fatto sì che Saloska e Aizen, scritto in maniera molto particolare, diventassero membri di questa clinica. Grazie mille e grazie a voi. E non dimenticate, iscrivetevi al canale Telegram. Spammate, moderatori, spammate. Grazie mille, Mavelux. Continuo a camminare. E benvenuti, ragazzi. Allora, il corridoio di fronte a voi continua a stringersi. Chiedono il lampo Cremisi per l'abbonamento. Fai questo lampo Cremisi. Non come l'altra volta. Ok. Mentre sto camminando, per sbaglio mi appoggio su solo Star. Lampo Cremisi! Scusate. E ritorno a camminare. Ok. Vi addentrate sempre di più. Da qui si entra in sessione. Il corridoio, come vi ho già detto, inizia a snodarsi all'interno della roccia e la strada che state percorrendo inizia sempre più a stringersi, un passo dopo l'altro. Il soffitto sarà alto una volta e mezzo voi, mentre, come vi ho già detto, l'unica cosa, o a meglio, riuscirete a vedere soltanto la distanza della torcia di solo Star, perlomeno voi. A voi la parola. Ok. Sicuri che la direzione è giusta? Mi fido dell'istinto di solo Star. Penso che lo scopriremo presto. Tolgo un attimo un guanto dalla mano. Fai inclino leggermente l'otre che è legata alla cintura, mi bagno la mano e, allontanando la fiamma, tendo la mano in alto. Sento aria. Ah, ok. No. Completamente? Non ti pare di sentire dell'aria. Mi sembra di non percepire correnti d'aria. Siamo ancora lontani. Sì, troppo. Isabella, voi come state? Cammino. Ok. Mi sguardo si sofferma un attimo su Isabella, però continuo la marcia al fianco di solo Staran. Finché lui camminerà, io sarò accanto a lui. Vi muovete di qualche passo. Il sentiero che avete di fronte continua a stringersi, fino a quando, mentre vi avvicinate al buio di questo tunnel, ad un certo punto arrivate verso quello che sembra a tutti gli effetti il volume di Sed, forse leggermente alto. Aspettate un secondo. Sono tutti a C. Il suo perché gracchia, intende, forse, un pochino. No, il mio è leggermente alto. Comunque sì, no, lo metto in caso, lo abbasso un pelino. No, io lo sento solo gracchiare. Vi avvicinate sempre di più. Il tunnel che avete di fronte, grazie alla luce della torcia che tiene tra le mani solo Staran, sembra ramificarsi in un bivio. Ma mentre vi state avvicinando, qualcosa di inaspettato. Improvvisamente, dalla parete, delle fiamme verdi si precipitano verso di voi. Spettrali teste di drago eruttano fiamme ed il corridoio si riempie di parole furiose e sibilanti. Mi fate tutti un tiro salvezza. Saggezza 16. Su saggezza. Devono beneficiare tutti del mio più 2, eh? Ok, io ce l'ho fatta col più 2, anche col più 2. Riuscite tutti, tranne Aileen. Aileen è presa dal panico. No, il più 2 c'è Aileen. Arriva a 15, non ce la fa. Ah, ok, scusami. Presa dal panico, Aileen stringe tra le mani il suo maglio e dà un colpo, un fendente, verso queste teste.
Il problema è che nel momento in cui fai il fendente per colpire le teste, chi ha davanti è solo Staran. Solo Staran, un colpo da parte di Aelin, involontario, ma a tutti gli effetti. Il suo martello da guerra impatta sulla tua schiena. Ti infliggerà 7 danni. Parzialmente ridotti in 3. Perché parzialmente ridotti, Seth? Ecco. Perché ho ancora l'effetto di Warding Bond. Ok. Quindi metti di altri... Vabbè, no. ti metto altri 4 ferite, quindi vai a 9 danni. Ok. Senti la tua corazza. Che... cozza, il colpo ti spinge in avanti di qualche passo, poi un secondo dopo il sibilio di queste teste di fuoco raffigurante i draghi si disperde nella caverna e tutto precipita nuovamente nel silenzio. Piego la schiena indietro, mi volto di botto. Manteniamo la calma, Aelin. Perdonatemi, cavaliere. Ok, manteniamo la calma. Ma che cos'erano? Che cos'erano quelle cose? Mi giro furiosamente verso Isabella. Che magia è mai quella? Soltanto una trappola. Soltanto una trappola, dite? Direi una sorta di illusione. Ok. Sì. Illusione o meno, trappola o meno, dobbiamo stare attenti. Beh, ce l'hanno fatta, a quanto pare. Il mio sguardo cade un istante su Aelin, sconvolta dall'azione che ha appena fatto. E poi guardo solo Staran, con un colpo sulla sua armatura, dico... Andiamo, non possiamo fermarci, ma occhi aperti. Calmo, William. Freddezza domina la paura. Sì. Iniziate, riprendete, meglio, a camminare. Signori, vi condivido la mappa. You okay this. Oh. Vi metterò il movimento libero. Occhio a come vi muovete, perché prenderò per buono il movimento che farete. Ok. Ricevuto. Ok. Esatto, stavo per dire, descrivo brevemente qual è lo scenario che ci si para davanti, ma il doc ha già fatto tutto. Perfetto, allora il movimento che faccio è stare dietro a solo Staran. Anzi, proprio accanto, però non si può stare accanto in realtà, qui non c'è lo spazio per stare propriamente accanto in avanzamento. Quindi... Le teste che avete visto poco fa arrivavano proprio dalla profondità di questo incrocio che vi trovate davanti. Mm-hmm. Ok. Master, quello che vorrei fare è stringere gli occhi per guardare davanti a me. E inaspettatamente gli occhi si illuminano. Casto sì, invisibility. Lancio il tuo incantesimo. In un istante i tuoi occhi... Sembra quasi che una patina scenda su di essi e ti permettono di vedere oltre l'invisibile, ma... Soltanto roccia, solo Staran. Comincio a sfregarli. E comunque proseguo, vado avanti. Continuate ad avanzare. Quando arrivate nell'angolo, senti effettivamente dei soffi d'aria appena percepibili. Punto in avanti la torcia, guardi il movimento leggero della fiamma, in che direzione si muove. I movimenti della torcia si alternano, prima verso destra e poi verso sinistra. Ok, li conto. Se mi sembra che ce ne siano di più in una direzione, andrò in quella. Mi fai un test di percezione. Ok. Anzi, no.
mi fai un test di sì percezione, dai. Okay. O sopravvivenza potrebbe... No. È uguale per me. Torre? Sì. Ok. La fiamma fa prima da un lato e poi sembra tornare indietro, come se una fonte d'aria arrivasse e poi venisse richiamata. Ok. Sembra ci sia corrente da entrambi i punti. Sì, lo sospettavo anch'io. Da qui si vede quasi, si vede un rivolo d'acqua. Noi stiamo risalendo la montagna. Il mio istinto mi dice di andare basso. Il mio istinto mi dice di andare a nord. Controlliamo nord allora. Per le parole di Isabella anch'io mi muovo. Elin si avvicina. Vi avvicinate tutti verso la direzione scelta dal cavaliere di Solamnia. Iniziate lentamente a dirigervi verso nord. Solo, fermati lì. Sì. Nel momento in cui arrivate in quel luogo, vedete ossa non corrispondenti, di diverso tipo, che giacciono sparse in questa grande camera. Sebbene la caverna stessa in qualche modo vi sembri di tipo naturale, vedete che una parte di questa struttura sembra crollato, così come una parte della caverna stessa. All'interno della struttura che riuscite a vedere, vedete sparpagliate quelle che sembrano teste di legno e cappelli in decomposizione. Joseph, William, anzi. Mentre vi guardate attorno, girando l'angolo, i tuoi compagni si soffermano a guardare un po' ciò che li circonda. E proprio sopra dove si trova in questo momento solo Staran, molte macerie sono accavallate tra loro. Noti che sotto le macerie sembra esserci una grande statua. Ok. La mia azione è quella di avvicinarmi. Mi avvicinerò solo Staran, che è intento a guardare. E poi prenderò la direzione verso quella statua che ho scorto poc'anzi. Mi avvicinerò e cercherò di dare un'occhiata. Se servirà, sposterò anche da terra gli oggetti o la sporcizia che la sta ricoprendo. Dove vai, William? Ti avvicini verso quella struttura. Scosti. Ciao. Fatemi finire. Scosti un pezzo di legno. Notate effettivamente tutti che sembra esserci qualcosa sotto. Isabella e William, mi fate un test di iniziativa. Wow. Ok, immediatamente. Ah. Ok. Ma... William, solleverai questo pezzo di legno. Nel momento in cui lo farai, però, prima ancora che tu possa accorgertene, le macerie depositate sopra questa statua sembreranno quasi esplodere in una prepotente, con un prepotente movimento. Sarà troppo tardi per Isabella per riuscire a capire di cosa si tratta. Mi fai un test di arcana, Isabella, e mi tirate tutti iniziativa. Ok. Vai. Un attimo e provo a rimettere le aure questa volta. Le polveri sottili hanno... Perché hanno tutti bonus iniziativa. Eileen ha fatto 20, quindi, ok. È pari al mio carisma. Fammi provare a rimettere William ed Isabella. Ok, William, ritira tu. Ritiro? Di nuovo? Sì. Un attimo. No, tu hai già tirato.
Ah no, tu hai fatto il test, devi ritirare Arcana. Anche tu Isabella, sì sì. Ok. Possibile. Aveva fatto 5. Ok. Se me lo puoi cambiare perché metto 5 pare a te, che non funzioni. No. A Isabella metto 17 e a William e ritirami l'iniziativa. Ritiro? Quindi. Ok, sì, perfetto, sì. Subito. 16 per William. Nel momento in cui l'esplosione quasi improvvisamente vi investe, quella che sembra una statua di pietra balza in piedi, i suoi occhi per un istante si illuminano di energia e si volta nella vostra direzione. Le mani sono serrate, le sue intenzioni non sembrano affatto gentili. Ok. Come non reagite intanto a questa cosa? Cosa farete? Allora, io al movimento del Cavaliere di Solamnia mi affiancherò a lui, come predetto nelle ore precedenti a questa. Mi metterò esattamente accanto a lui e ingaggerò questo mostro, questo gigante di pietra che si è appena destato. Ma gli rimarrò accanto e intimerò sia ad Isabella sia ad Aileen di rimanere indietro. Aileen vedrà questa creatura alzarsi, la riconosce nel momento in cui la nota, poi nel momento in cui si alza, si mette qui con le spalle al muro per quanto possibile, dapprima lancia un incantesimo, poi indietreggia. Master, riconosco le fattezze della statua? Sono fattezze particolari. Sembra una statua raffigurante quello che sembra a tutti gli effetti una sorta di uomo. Non hai mai visto però gli abiti che sono stati scolpiti sulla statua. Ok. Aileen pronuncia la sua formula magica, lancia un incantesimo verso la statua, poi si rifugia alle spalle del corridoio, ma non prima di aver utilizzato uno dei suoi incantesimi. Evocherò l'arma spirituale alle spalle della creatura e questa attaccherà immediatamente, scalfendo la parte di roccia e sembrando di non aver avuto alcun tipo di effetto, perlomeno al momento. Isabella, io tenterò di colpire con un frostbite la statua. Ok. Anzi no, vado di Sacred Flame. Sì. Supererà. Dopodiché sì, me ne vado qui dietro, termino il turno. William. Ok. Io mi affianco a il mio compagno Solo Staran, che però attualmente non è ingaggiato, giusto? Sì. È in mischia. Sei ingaggiato? Sei in mischia, perfetto. Ok. E allora vado subito ad attaccare questo mostro. Partirò alla carica, veloce come il vento. Mi sposterò accanto a Solo Staran, uno sguardo d'intesa, e poi attaccherò alle giunture delle gambe, cercando di destabilizzare la creatura. Vado a tirare. Ok. In questo caso dovrei tirare con vantaggio? No. Perché? Ah, no, è semplicemente un furtivo perché c'è accanto no, solo. Metto il furtivo e basta, sì sì sì. Ok. Vedi se lo colpisci intanto. Il furtivo. Sì, tiriamo. Lo devo tirare qui in chat perché mi dà quell'errore dell'altra volta. Ah sì? Mm-mm. Lo stocco si piega sulla gamba di pietra. Punta via le ginocchia. Vedi lo stocco che si piega per un istante. Lo ritiri indietro. Forse hai colpito una parte più resistente di un'altra, William. Azione bonus, disingaggio. Ok. Mi sposto all'indietro.
Devo riprendere la mappa. Troppe finestre. Troppe. La puoi mettere come sfondo premendo la freccetta che si trova in alto a destra. Così te la troverai sempre come sfondo. In alto a destra. Okay, esatto, la freccia che va in diagonale verso l'alto. Esatto. Ok. Farò disingaggio. Ok. E mi sposterò un paio di passi indietro per far sì che non possa, mi sembra, raggiungermi con la sua stazza. Ok. La creatura, e termino così il mio turno. La creatura ti vedrà prendere le distanze. Di conseguenza si volterà verso solo Staran. Aia. Dapprima ti guarderà, i suoi occhi per un attimo si illumineranno, caro Solo, e il tuo essere viene completamente travolto da qualcosa. Subisci l'effetto di slow. Aspetta, non me l'ha messo. Ok, quindi ti metto l'effetto di slow. Ce l'hai già messo o no? No. Vediamo se c'è per caso tra gli effetti. Come mai non c'è sta stronzata? Per forza. Dovrebbe esserci l'effetto di slow qua. Come mai? Farci dalla spell. Sono, ah sì. Sta cosa però non è bella. Direttamente dalla scheda del mostro. Ah, tu dici, ok. Certo. Perché è parsata in automatico. No. Parsata un par di ciufoli. Mi dà soltanto allora il tiro salvezza da farti fare. Vabbè, dai, è a C-1, posso solo muovermi di metà movimento. Azione... a C-2, non meno 1. Meno 2, ok. E azione ora lo cerco intanto. Oppure azione bonus. Va bene, tanto io lo metto qua. Io mi sposterò davanti alla creatura. Aspetta, non ha finito ancora. Ah, scusami. Ok, dopo averti colpito con questo incantesimo, le sue braccia si alzeranno con violenza, proveranno a colpirti. Il primo colpo riuscirà a prenderti. L'impatto contro la tua armatura, il cozzare sarà prepotente. Subito dopo il secondo braccio si alzerà e anche questo si schianterà su di te, ma riuscirai ad evitare il colpo questa volta. Tocca a te. Mi sposterò davanti al mio compagno con i movimenti più rallentati. Alzerò la guardia e userò Shield of Fate. Il mio scudo diventerà dorato. Ok. Mi metto in dodge. Shield of Fate è un'azione bonus? Ah sì, non lo posso fare. Non puoi fare altro, ok. Puoi però ripetere, ti faccio ripetere il tiro salvezza alla fine del tuo turno per vedere se riesci a svincolarti. Niente, sarai ancora intrappolato nella morsa di questo sortileggio. Eileen avanzerà mostrandosi per un istante nuovamente la sua arma. Proverà a colpire. Riuscirà ad andare a segno. E si schianterà contro la creatura. Un colpo pesante. Poi... Proverà a fare un'altra cosa. Alzerà le braccia e invocherà Gillian. Ma in qualche modo sembra che la sua magia non riuscirà a raggiungerla. Isabella. Ci provo. Testiamo. Vai. Allora.
sbucherò di qui giusto per vedere la creatura. Dopodiché proverò a lanciargli contro Mindsliver. Mindsliver, ok. Il tuo incantesimo vola verso la mente della creatura, ma questa non distoglie lo sguardo. Ritorno qui. Questi sono i dadi, raga. Non sono propriamente dadi. William. Ho 4. Vabbè, lo so, ma... Ok. Vista la situazione, ho visto il movimento di solo Staran. Mi precipito. Senza... mai ingaggiare, per poi ingaggiare solo alla fine del mio movimento, in questa posizione, fiancheggiando vero e propriamente questo gigante. Mi posiziono lì. E poi, di nuovo, un altro fendente, una stoccata dritta verso le giunture. Voglio destabilizzarlo e permettere al mio compagno di infierire. Vado a tirare. Ok. Nel frattempo solo mi devi tirare un D20. Vantaggio. Vai. Aspetta che... Un D20? Yes. Togliti lo Shield of Fate. Perché? Perché quando si ha slow e si lancia un incantesimo devi tirare un D20. Se fai 11 o più l'incantesimo ha effetto, diversamente non entra. Se ha durata un'azione, questa è durata un'azione bonus. Se la creatura cerca di lanciare un incantesimo con il casting time di un'azione, c'hai ragione anche tu. C'hai ragione anche tu. Quindi apposta. William, approfitti della disattenzione del golem che si sta concentrando su solo. Gli piombi alle spalle. Okay. Vai. Tiriamo i danni. Ok. Visto il movimento di questa creatura che ha tartassato solo Staran con quei colpi, uno dietro l'altro, colgo l'occasione propizia. Il suo legamento sotto il ginocchio è scoperto. Il mio colpo va dritto. Lo colpisce, ma poi lo ritraggo velocemente ed è proprio ritraendo la spada che sento un clangore. Clink! Il suo ginocchio vacilla e un sorriso si dipinge sul mio volto. Staran, tocca a te! Dopo aver sottratto la spada, William, senti un clangore, ma ti accorgi che non è il suo ginocchio. È la tua spada che si piega. Non sei riuscito a scalfirlo, nemmeno di un graffio. Guardo la spada e il mio viso diventa un fazzoletto bianco. Una grossa vena mi si dipinge sulla tempia sinistra e il mio sguardo finisce sulle incisioni della spada che portano il nome di mio fratello. Detto questo, non mi farò perdere, non mi perderò in chiacchiere. Disingaggerò e mi sposterò a fianco, anzi dietro, solo Staran, tornando indietro. La creatura inizierà a tremare, quasi come se si stesse in qualche modo ricaricando. Dopodiché alzerà le braccia e nuovamente un'ondata, sembra quasi sonora, vi investirà, sia a te che solo. Solo ha già subito, però. Tu, invece, com'è con vantaggio? Perché ha vantaggio William di risalvezza? Ah, perché ti sei messo vantaggio. Togli il vantaggio un secondo, Joseph. Sì, lo tolgo immediatamente. Fatto. Questa ondata ti travolge. E anche tu, esattamente come solo. Ha più due da me, eh? 16. Pareggio la CD. E 17. Ah, ok, ok. Chiedo. Verrai rallentato. Da questo momento il tuo movimento è dimezzato. Hai meno 2 alla classe armatura e hai tiri salvezza su destrezza. Non puoi usare reazioni e non puoi fare azione e azione bonus. Devi scegliere quale delle due fare. Dopodiché la creatura rialza entrambe le sue mani e le lascia cadere, una su solo Staran.
che si infrange contro lo scudo, mentre l'altra fa un movimento circolare e colpisce William. Un colpo potente, William. Ti arriva non appena ti scopri. Ero mutato, ma comunque non posso usare la reazione. Non puoi fare interception, giusto? Quindi non posso farlo. Master, mi... Il fine del mio turno dovrei ritirare... ma l'ha fatto nel suo turno lui. Nel suo turno, giusto. Master, quello che faccio... Fammi pensare un secondo. Stupido giuramento del paladino. Non ti posso dare la spada, mi dispiace. Una tragedia. Mi metto in dodge. Ok, mettiti l'effetto. Eileen, vedendo che la situazione è tragica, perché fino a prova contraria, se la situazione non cambia, avrete veramente poche possibilità. Io in realtà vorrei attuare una tecnica tramandata nella mia famiglia da generazioni, soltanto che qui la vedo dura. Se tu Cremisi non fa danni magici. No, un'altra tecnica. Alla fuga. Eileen, il Nigarunda io vuole fare. Esatto. Eileen prenderà il suo simbolo sacro, chiuderà le mani e inizierà ad intonare una preghiera. La preghiera si spera che venga esaudita da Gilean. Ragazzi, incrociate le dita. Dai. Fallisce. Nel momento in cui termina la sua preghiera, solleva un braccio, una mano, e la creatura svanisce di fronte a voi. Non c'è più. Il volto di Eileen, la sua fronte, inizia a diventare completamente imperlata di sudore. Vi guarda. Non so per quanto tempo riuscirò a trattenerlo, ma dobbiamo muoverci. Faceva da guardia a qualcosa? Non importa. Dobbiamo andare via. Adesso dobbiamo guadagnare tempo. Grazie, Eileen. Grazie davvero. Solo stanno. Andiamo. La direzione. Presto. Mi sposto verso di qua. Eileen vi segue. Mentre fa questa cosa, prima di andare, vorrei dare un'occhiata in giro, anche soltanto con lo sguardo, per vedere se c'è qualcosa di valore in giro che possa sembrare tale. Ti guardi attorno, sembrano oggetti, ti sembra una specie di negozio, però ormai completamente distrutto. Solo e William, mi dovete fare un tiro salvezza per liberarvi dallo slow. Ok, tiro salvezza su sempre saggezza Wisdom. 17. Ok, ricevuto. Solo si libera. Anch'io. William rimane ancora vincolato, quindi William, se vi allontanate troppo, rimarrà indietro. Eileen si avvicina comunque da voi. Dove andiamo adesso? La vedete affaticata, sta mantenendo la concentrazione per l'incantesimo. Le sfioro un braccio. Avanti, resistete, Eileen. Ben presto avremo una via di fuga. Vi prego, tenete duro. Master, questa roba? Allora. Che cos'è? Datemi un secondo, raga. Che lo so che siete concitati, ma se no non vi seguo. Vi avvicinate verso il basso. Questa caverna passa dalla pietra naturale a delle pareti, a del pavimento di marmo levigato. Si inclina, solo Staran. Il passaggio si inclina verso sud-ovest, dove vedi che praticamente il passaggio è sommerso da delle acque
e delle rocce ne occludono parzialmente il suo passaggio. Potreste passare di qua, ma richiederà tempo e comunque anche uno sforzo non indifferente. Nella parete oltre questo crollo, grazie alla luce della torcia, riesce a vedere un affresco raffigurante un drago che emerge dalle acque. Ok, allora guardo indietro, guardo la parete rocciosa. Aspro, non c'ho bisogno che mi dica con esattezza quanto, ma è una cosa tra virgolette breve passare? Sì, il problema è che è abbastanza alta, quindi non potete saltarla. E sembra sì, roccia franabile. Te lo dico in termini più semplici. Sì. Potreste riuscire a passare. Sì. Ma mettendo un piede in fallo potreste rimanere anche bloccati e comunque perdere tempo. Guarda, nel caso questa creatura tornasse sullo Staran, questo è un percorso in cui sarebbe in difficoltà. Vedi, veloce, William, molto... Vi do una mano a salire. Mi piazzo qui, Master, e vorrei tirarli su tutti. Ok. Dovete superare un test di atletica CD16. Grazie a solo Staran avrete un bonus di più 5. Ok. Atletica. Ho vantaggio uguale. Vantaggio no, perché li aiuti per la prima parte della scalata. Ok. William, ma riesci tranquillamente a balzare dall'altra parte anche grazie all'aiuto di solo Staran. Ecco, ce l'ho fatta. Avanti, tocca a voi, Isabella. Perché ho... C'è qualcosa che non va. Sì. Ho cambiato... Ho cliccato sulla parte sbagliata. Okay. Buono. Buono, buono. Hai più 5 da parte di Solo. Ok. Stai quasi per scivolare, ma trovi lo scudo di Solo che ti fa da scalino. Metti il piede sopra. E riesci a superare. Eileen ti guarda, ti fa un cenno e prova anche lei a salire oltre questa parete di roccia. Buono. Il corpo è leggero, non hai grande difficoltà. Eileen balza dall'altra parte e si lascia scendere tra le rocce. Avanti, cavaliere! E a questo punto tenterò di scalare. Vai. Master, domanda, se lancio la mia corda dall'altra parte e col mio peso mi butto a terra, posso dargli un più uno, una cosa del genere, cioè diciamo un piccolissimo aiuto in qualche maniera? Sì, volendo. Ok, sì. Lo faccio. Faccio questa cosa. Se le pietre sono scivolose vorrei provare a scansare quanta più acqua possibile con Chip Water. Non c'è acqua sopra le pietre perché sono messe a mucchietto. Okay. Sono fuori dall'acqua. La corda di William arriva dalla tua parte solo. Avanti, cavaliere! Hai vantaggio. Okidoki. No, non vi facevo così pesante. Sto scherzando. 23. Fate qualche passo in avanti. Vi avvicinate. I vostri piedi, o meglio, Isabella, i tuoi piedi, sono immersi nell'acqua fino a una trentina di centimetri. Ti fai avanti anche tu solo. Sembra a tutti gli effetti ciò che rimane di una locanda. Soltanto che nel momento in cui con la tua torcia arrivi lì, riesci a notare che nelle pareti ci sono dipinti dei murales con delle persone danzanti. E... alla tua sinistra, o meglio, di fronte a te, c'è un piccolo palcoscenico di pietra. La metà inferiore della stanza è completamente allagata, mentre andando verso l'alto, dove ci sono i tavoli, seguendo la curva dei tavoli, l'acqua sembra leggermente abbassarsi. Ci sono sedie
è tutto ciò che vi fa pensare, appunto, che si tratta di un bancone, o meglio di una locanda, ma la vostra attenzione viene attirata da qualcos'altro. Infatti, proprio in quell'istante, nella direzione di Solo, o meglio nella vostra direzione, si vede una piccola fiamma e l'acqua all'interno della stanza inizia a prendere fuoco. Sulla cima del palchetto notate una creatura, sembra molto simile a quella che avete trovato nelle profondità della fortezza di Sunward. Prende qualcosa di fuoco, lo lancia nell'acqua e un liquido nero che notate proprio in quel momento che galleggia sopra il livello dell'acqua si infiamma. Ok, ragazzi, una domanda solo al volo. Vai. Questi sono dei tavolini, giusto? Accanto sì. a noi. Ok. Presto, sopra i tavoli! Dunque, questo. Stiamo... Mi dovete ritirare l'iniziativa, ma questo turno sarete colti di sorpresa. Alla sprovvista. Esatto. Tranne forse William che c'ha allerta come talento. Sì, io non posso essere preso alla sprovvista, pertanto mi vorrei utilizzare quello che è il mio movimento per cercare di salire con un balzo sopra al primo tavolo o bancone che riesco a raggiungere. Ok. Abbiamo anche il più due di Solo Staran, giusto? Sì, sono sì. tutti più due. Ok. Allora, fatemi un secondo tirare Eileen. William, sì. hai fatto più di lui, quindi in questo caso potrei agire normalmente. Noterai queste fiamme, questa torcia che viene tirata nell'acqua, il liquido si infiamma nel giro di un istante. Cosa fai? Urli ai tuoi compagni di salire. Urlo. Sui tavoli, presto! Poi, con un balzo, vado sopra al bancone che mi si para di fronte. Dopodiché, estraggo il mio arco e lo punto verso quella creatura, cercando di mirare proprio a quelle mani che stanno lanciando questo liquido nero. Vado a tirare. Sei ancora con lo slow. E sì, ma io ho fatto solo un metro. Solo sì, solo, sì, mi sì, sono sì no, dico, stavo. Non è furtivo, questo intendo. No, 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 vai, chiaro. Tiro per colpire. Ok, vado a tirare. Vai. La freccia. Preso al contrario. Si scaglia alle sue spalle. Poi lui guarda te. Vede che sei l'unico che in qualche modo sembra aver evitato questo colpo. E inizia a canalizzare una fiammata tra le mani e la lancia Stop. Nella tua direzione. Ah, canalizzare una fiammata? Sì. Ah, ok, niente, a posto. Il fuoco vola nella tua direzione e riesce a colpirti. Il dardo ti si precipita addosso, inizia a bruciare sul tuo petto, poi si estingue. Ah! Dopodiché, sempre con la stessa identica tecnica di poco fa, la sua mano sinistra si incendia e il colpo vola verso Solo. Mi riparo dietro lo scudo. Perché ha svantaggio per attaccarti? Ah, ero ancora in dodge, ma comunque ho fatto 2-2. Vabbè, sì, comunque lo tiro in dodge. Ok. No, lo devi togliere tu, non so perché. Ok. Comunque, dicevi. Alzo, comunque mi riparo dietro lo scudo. Okay. La fiammata si dissipa lì sopra. Isabella, il fuoco che vi sta circondando infliggerà danno ad ognuno di voi durante il vostro turno. Sono 4 di 6 danni da fuoco. 13 danni. Iniziano a bruciare i tuoi piedi. Vai. Salto sul balcone, sul bancone pure io. Ok. Non riesco a fare una presentazione. Direi. Oh, vado direttamente di Scorching Ray di terzo. Ok. Quindi. Sono 1, 2, 3 e 4.
Con quanti lo prendo? 1, 2, 3. Ottimo. 3 raggi di fuoco su 4 si abbattono sulla creatura. 2 e 3. Non abbiamo tempo da perdere. Lanci questi 3 raggi, la sua pelle per un istante brucia, si annerisce. Poi l'annerimento presente sulla pelle sembra quasi svanire più rapidamente del previsto. Eileen il turno. Subisce 9 danni. E fa un tiro salvezza su concentrazione per mantenere l'esilio. Inizia a tossire, corre e si mette sopra il tavolo. Vi guarda. Perdonatemi, non ce l'ho fatta a trattenerlo. Ma una volta qui, lancerà anche lei un incantesimo verso questa creatura. O meglio, un cantrip. All the dead. Niente. Solo. Ok. Scatterò verso queste scale. Ok, intanto ti devo fare i danni da fuoco. Vai, yes. Continua. Estraendo la spada, proverò un primo fendente. Ok. Colpito. Dopodiché proverò a spingerlo nel fuoco che lui stesso ha creato. Ok. Shove. Yep. Buono. L'ho fatto con svantaggio perché è più grande. Ok. Lo spingo in modo che cada dentro l'acqua. Mi sposterò su di lui e proverò a infilzarlo da conficcandogli proprio la spada sulla testa. È prono. Precipita nel fuoco, subirà danno appena toccherà a lui. Hai vantaggio. Ok. Lo colpisci. Abbonato. 6-2. Dopodiché farò roteare la spada e mi metterò nuovamente in guardia. Passo il turno. William. E intanto fammi il tiro salvezza per prima. Tiro salvezza su saggezza per vedere se riesci a liberarti dallo slow. William. Ok. Andiamo saggezza 17. Sì. Su main, eccolo qua. Vai. Riesci. Anche il più 2 di solo. Ok. No, è troppo lontano non solo, però riesci da solo. Ah, non ci arrivi. Ok, perfetto, vabbè. Ti scrolli di dosso quella sensazione, riacquisti la tua velocità, la creatura viene gettata nelle fiamme da solo e a terra in questo momento. È a terra? Sì. Ok, però tutto intorno ci sono le fiamme. Però sta bruciando tutto. Però sta bruciando, esatto. Ok, allora, mantenendo la posizione di vantaggio, dove riesco a vedere la creatura perfettamente, dritta di fronte a me, vado a lanciare un'ennesima freccia contro di lui. Vai. Lo colpisci. Però non è un furtivo. Non è un furtivo. Andrò a tirare i danni. Perché avevi svantaggio. Già. Ok. Questa freccia si va a perdere in mezzo a queste fiamme che stanno divampando, ma un suo grido fa sì che capisca che l'ho colpito in pieno. Un piccolo sogghigno e passo il turno. La creatura si rialza, subirà i danni da fuoco. Dopodiché, rialzandosi, inizierà a formulare un incantesimo. Counterspell. Fatemi vedere una cosa, tu hai Counterspell? Sì.
senza né se né ma. È di terzo. No, ti sto dicendo senza inferiore così, vai diretto, no? Se tu mi dici che è una spell che ho già visto castare da Aelin, no. Se no, non ho idea di cosa stia succedendo. Ok, lanci counterspell. Voglio capire se lanci counterspell a prescindere. Questo voglio capire. Allora, ti faccio una domanda a priori. Io lo lancio a prescindere. Ok, basta, perfetto. Okay. Inizia a formulare qualcosa. Non vuoi che lanci questo incantesimo. Utilizzi. L'impongo, metto la mano davanti a me. Stai laggando fortissimo. Sembra proprio che hai lanciato l'incantesimo counterspell. Esatto. È incredibile. No, bellissimo. La mano davanti a me. E urlo, fermo! Ok. L'incantesimo che sta creando, che doveva in qualche modo ricoprirlo, sembra che non abbia effetto. Si sposta verso di qua. Puoi fargli un attacco di opportunità se vuoi solo. E lo farò. Ah, eccolo qui. Lo colpisci. Okay. Nel momento in cui scappa, riesci a raggiungerlo con la tua arma. Comincia a correre attraverso le fiamme. Inizia ad allontanarsi, va verso l'uscita della stanza. Isabella. Quelle che ci sono per terra, cioè, alla fine sono fiamme, va bene, ma è acqua in origine. Acqua che brucia con olio sopra. Quindi si usa Shape Water per allontanarla mentre cammino? Potrebbe funzionare. Sì, solo che tu puoi fare un cantrip a round, quindi ci metterai 6 anni per uscire da lì facendo ogni round un passo. Shape Water. Va bene. Ci ho provato. Va bene. Bello, ma non so quanto ti conviene, purtroppo. Dietro. Bene, va bene. Però posso sempre lanciarli contro perlomeno un crossbar. Sì. No, che frostbite. Volo di Secret Flame. Ok. Codardo. Supera. Ma lo indichi, lanci il tuo incantesimo, ma in qualche modo la sua volontà non sembra vacillare. Vuoi fare altro? Mi sposterò di qui. Ok. Aelin. Mentre lui si sta allontanando, proverà a lanciare nuovamente anche lei un incantesimo, nella speranza di riuscire a colpirlo. Niente. La vedete tossire ancora. Il fuoco inizia a scaldare la stanza. Solo. Lo potresti. Potresti disegnare l'area del fuoco, per cortesia? Se... E ovunque c'è l'acqua, dobbiamo immaginare fuoco. Sì, aspetta. Ah. Ha un tipo una macchia di petrolio. Tutto. Ok. Ah, io pensavo tutto fosse. Ok. Oh. Ok. Allora a questo punto gli dico: dobbiamo andare. Penso che in quel momento abbiamo una missione da compiere, gli eserciti si stanno scontrando e non dobbiamo lasciarlo, non dobbiamo perdere occasione. Assolutamente. Ok, vista la creatura che sta scappando, anch'io intimo ai miei compagni. Presto, una via di uscita! Dobbiamo andare, non c'è tempo da perdere, i nostri compagni sono sul campo. Avanti anche voi, Aelin! Mentre dico questa frase, incitando i miei compagni, prenderò la posizione di solo Staran per capire se è lì dove si trova lui
lì accanto c'è una porta o qualcosa di simile. Master, vorrei usare l'azione per usare due utilizzi di Leon End su di me. Ok, puoi farlo. Nel mentre si sentono nuovamente dei passi pesanti. William si sposta. La creatura che si stava allontanando improvvisamente sembra fermarsi alla vista di quello che sta per arrivare dall'alto. Intravedete la statua che nota la creatura e si dirige verso di essa. Eileen, cioè lui ovviamente, si allontana lì, sta per lanciare un altro incantesimo. Volete fare qualcosa? No, I'm out. Beh, vista la situazione. No, nel senso, chi può ovviamente fare qualcosa? No. Ok. Io una freccetta gliela scaglierei sulle spalle per farlo sentire circondato. Ma nella tua azione questa è una... No, è chiaro, no, esatto. Era per dire. La creatura si lancia addosso un incantesimo e svanisce. O vedere invisibilità. La vedi, tu la vedi, il golem no. Madonna. Isabella, neanche tu la vedi ovviamente. Guarda, guarda, io non la vedo. Non vedi neanche la statua perché è buio, senti però i suoi passi aggraziati. Allora, io sento i suoi passi. Non vedo lui. Dubito che sia andato... Ah, che cosa bruttissima! Che odio, che odio, che odio. Però... Però... Oh, sì. Sai cosa? Io lancerò... Con lo sorti secondo perché non ho altro. Sussurri dissonanti. Perché mi deve sentirmi, non devo vederlo. Ok. Dirò: cosa fai? Continua a fuggire, codardo. Ci provo. Anche perché su saggezza. Mio Dio. Ci provo tantissimo, raga. Sì, non so come mandarti il tiro perché non ce l'ho. Sul combat trigger. Non la vedi più? Ah, ok. Sì, no, te la mando sul combat trigger allora. Vai. Vediamo se funziona. Fallisce. Mamma mia, va nella direzione opposta alla mia, in teoria. Ok. E si prende non 3d6, ma... Fagli il danno. Dovrebbe prendersene 4. Tieni, tutto per te. Ah, eccolo qua, è arrivato il test di concentrazione. Otto, perfetto. Mantiene la concentrazione, ma solo la vedi scappare. Non hai idea di dove si sia diretta. Sta fuggendo. Sì. L'ho mandato io. Veloci da questa parte. Eileen, non perdere tempo. Isabella. Mi avvicino a loro. Vado qui e termino il turno. Ok. Eileen, stessa cosa, corre, salta giù, percorre i tavoli e arriva qui. Solo, sei davanti alla porta. L'apro. Ok, vai. No, non riesco a... Ok. 1, 2, 3, 4, 5, mi metto in dodge. Vedi delle sedie sbriciolate che giacciono rovesciate nella stanza. Sulla parete a nord è appesa una lunga lastra di pietra che presenta un basso rilievo raffigurante dei draghi che si inchinano rispettosamente verso quello che sembra il grande cadavere di un drago, mentre un teschio di drago è montato nella parete ad est. Ok. William! Aspetterò gli altri. Presente. Sto avanzando. Io appena entro vorrei darmi un'occhiata in giro con molta attenzione. Vorrei scrutare un attimo la stanza cercando di capirne i dettagli. Chiaramente lo spettacolo che si para di fronte non è usuale.
vedi quello che ho appena descritto, queste sedie rovesciate. Non ti vedo. Ah sì, ok. No, è OBS che è pazzo, non ti vedo da OBS. Sono accanto a lui. Sì, sì. Ok, ti avvicini, vedi quello che ho appena descritto, queste sedie rovesciate a terra e questo mobilio sembra un salotto. C'è questa lastra, questa piastra su cui sono disegnati questi draghi che si inchinano verso quello che sembra il corpo di un altro drago e questa enorme testa di drago appesa nella parete ad est. Ok, mi volto cercando le mie compagne Aileen ed Isabella. Una volta scrutato, faccio un singolo passo in avanti. Poi mi volto verso Solostaran e dico: ok, ma che è per caso un salotto? Sono molto stupito da questo, tant'è che mi rivolgo a lui cercando nella sua esperienza e nella sua saggezza una risposta. Così pare, ma non ci interessa. Isabella e Aileen, avete il movimento libero, vai. Ok. Mi guardo anch'io in giro, suppongo, vedendo le stesse cose che nota lui. Cosa stavi dicendo, William? No, nulla se non... Forse non dovremmo perdere tempo qui. Dovremmo andare avanti. Ah, specifico che richiudo la porta. Aileen si avvicina da te, William, e dice: aspetta, William. Sei ferito. Lascia che ti dia una mano. Sei molto ferito. Ti lancio un cura ferite. Grazie, Aileen. Oh, la spalla. Un secondo dopo che l'incantesimo di Aileen fa effetto, si ode una voce provenire dalla profondità della stanza. Questa stanza? Questa stanza. Hai costruito il tuo trono, degenerato sulle nostre tombe, e hai usato i nostri antenati per alimentare la tua ambizione. Ma i tuoi dei ti hanno abbandonato e noi ti abbiamo abbattuto. Tu ritorni e anche noi. Un secondo dopo, di fronte a quella lastra, di fronte a quel teschio, si proietta lo scheletro di un drago dal quale fuoriesce dell'energia viola. Le parole utilizzate dal drago sono in draconico. Mamma cosa mia, il terrore. Volete fare? C'è possibilità di risentirlo? C'è possibilità di rispondere? C'è possibilità di inginocchiarsi e chiedere pietà? Nelle vostre azioni potete fare quello che vi pare. Quindi manteniamo la turnazione. Manteniamo la turnazione. Vi rileggo quello che dice. Hai costruito il tuo trono, degenerato sulle nostre tombe, e hai usato i nostri antenati per alimentare la tua ambizione. Ma i tuoi dei ti hanno abbandonato e noi ti abbiamo abbattuto. Tu ritorni e anche noi. William, cosa vuoi fare? Ok, la mia mossa, quello che farò è prendere il mio stocco, lasciarlo a terra di fronte a me, posizionare un ginocchio prima e poi l'altro, alzare lo sguardo e dire: grande e potente, io, William J. Silvertail, agente speciale di Calaman, richiedo la vostra grazia. Noi stessi siamo non in combutta ma contro colui il quale state decantando. Siamo contro Lord Soth.
Mi inginocchio e taccio a queste parole. Il mio sguardo si rivolge una volta a sinistra verso Isabella ed Aileen e una volta a destra verso solo Staran. Ok. Tengo le mani alzate, non so se si vedono, ma tengo le mani alzate. Prego. Ti ho mandato una cosa su Fantasy Ground. Ok. Mamma mia. Un bel test di persuasione. Alzi le mani. Il drago non si muove, ma capisci che non sembra aver compreso le tue parole. Ma al momento mi giro verso Isabella che parla draconico. Isabella, ripetete per cortesia. Io non parlo queste cose strane. Isabella, Isabella, Isabella. Posso farlo nel suo turno o lo devo fare nel mio? Dimmi cosa vuoi fare. In draconico. Come ha detto il mio compagno, purtroppo in soltanto comune, non siamo chi stai cercando. Anzi, vorremmo che fosse sconfitto un'altra volta. Ci permetterai di farlo? Sia. Le ossa crollano. L'ombra della morte lascia quel corpo. E con questo lascerà anche voi soli all'interno della stanza. Non era facile da convincere. Il drago svanisce. Mi alzo e faccio lo sapevo! Questo l'ho fatto un sacco di volte in taverna. Certo, oh umili signore, risparmiatemi! E mio fratello gli prendeva il borsello. Che figata! Hai visto solo Staran? Do una gomitata solo Staran. Visto che roba? Tiro un profondo sospiro. E lì ha la bocca aperta. Mi avvicino a lei. Mica male, eh? Ma il token era quello di... Era quello il token. Non avete mai visto niente del genere, Isabella, neanche tu hai mai visto niente. Solo, cosa stavi dicendo? Per una volta... Per una volta le tue chiacchiere sono servite a qualcosa. Lo sapevo che sarebbero servite prima o poi. Mi riprendo. Faccio una lieve risata. Sono un agente di Galaman, è il mio dovere. Bravo ragazzo, e gli do una pacca sulla spalla che diceva che gli faceva male. La spalla. Isabella, grazie. Scusa. Niente. Allora. Manteniamo la concentrazione. Sì. Avremo tempo per le conversazioni da taverna una volta fuori da qui. E lì nel frattempo lancia un altro incantesimo per curare William. Oh. Mi giro verso di lei, la guardo dritta negli occhi. Poi col mio taccuino, che ho voltato alcune pagine, dico di nuovo grazie mille. Davvero. Isabella non l'ha fatta apposta. E rimetto il taccuino all'interno del mio taschino. In silenzio seguo solo Staran. Entro davanti questa sala. Vedo tutti questi ammenicoli sui tavoli, tutti ingombri. E gli do uno sguardo. Questa stanza è costituita di pietra lavorata ed è piena di attrezzature di laboratorio. Ci sono fiale con dei liquidi colorati, lenti di vetro e alcune gabbie con dei topolini dentro. Ci sono anche parecchi libri che affollano gli scaffali e altri che addirittura sono riversi a terra sul pavimento. A tutti gli effetti sembra una sorta di laboratorio. Vado in cerca di appunti. Inizia a vagare per la stanza. Appena lo vado, Isabella. Ti ricordo che ci sono ancora due nemici alle nostre spalle, per cui proseguiamo. Credo che questo sia il laboratorio di uno di quei due. Mi compiace. Indovina chi? Non è fatto di pietra. Mi compiace, ma non abbiamo niente da fare qui. Le truppe si stanno scontrando per permetterci di passare e non ho intenzione di perdere nemmeno un istante. Ricordi cosa stava studiando l'ultimo che abbiamo incontrato?
La pietra della generazione. Già. Non abbiamo ora, tempo. Potete aiutarmi per cercare di fare in fretta e trovare degli appunti, in modo tale che forse dopo possiamo fare qualcosa con più calma, oppure possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità e non so quando ci ricapiterà. Doc, Master, allora, mentre loro stanno parlando, rapidamente William passa sopra i tavoli, cioè quello che è più vicino, se possibile, e raccoglierà tutto. Non sa chiaramente distinguere un H di quello che c'è scritto, ma prenderà quanti più fogli possibili e li metterà nella scarsella, incurante di quello che possono rappresentare. Sì, nel senso, vari appunti che possiamo trovare in giro, un diario, qualunque cosa, che possano sembrare appunti di ricerca, non è che ci mettiamo a leggerli lì, però li prendiamo, li portiamo via. Ok, Isabella, ti fai un giro per i vari tavoli. Molti libri presenti qui all'interno di questo laboratorio sembrano contenere delle tradizioni molto rare, addirittura antecedenti al cataclisma. Ovviamente, però, come hai detto tu, di certo non ti puoi mettere a leggerle qui. No, non le leggo, però me le intasco. Riuscirai a prendere all'incirca un paio di libri, forse 4-5. Considera che non sono i libri che usiamo noi. Ho dei tomi. Sì. Sì. Ottime armi contundenti. Sì, cercherò di prendere quante più possibili. Se non c'è nient'altro che mi salta all'occhio, dico, possiamo andare. Grazie della tua rapidità. Trovi anche qualcosa. Tirando fuori un libro. Lasciamo perdere, che culo. Tirando fuori un libro, cadono delle pergamene. Una di queste sembra però chiusa con delle incisioni runiche. Le altre sembrano comunissime pergamene. Mai visto niente del genere. In tasco, si vedrà dopo. Ti metto la seguente pergamena. Mamma mia. All'interno dell'equipaggiamento. Che servirà un identify, però chissà che cos'è. Vedete comunque solo particolarmente teso da quando è entrato comunque dai cunicoli. Ha un senso di fretta percepibile. Eh sì, è di responsabilità. Avanti, io ho preso quello che potevo. Mi affianco di nuovo sullo Staran. Vi affiancate, Eline si avvicina meravigliata, guarda tutto questo. Quanto sapere c'è qui. Quante... chissà cosa raccontano queste stanze. Ma solo ha ragione, non c'è tempo. Tranquilla, sono soltanto mesi di studio e sudore. Andiamo. Sono accanto a voi, sullo Staran. Vi avvicinate. Entrate nella stanza accanto. Fermi qui un secondo. Sì. Nel momento in cui entrate, questa stanza sembra arredata in maniera abbastanza lussuosa. Ci sono delle sedie imbottite che sembrano vecchie ma ben tenute. Dopodiché, nella parte più in alto che vedete sulla destra, una voce. Una voce ovattata. Una figura vestita di rosso con degli abiti particolari rossi e quella che sembra una maschera d'osso calata sul volto dice: ah, benvenuti. Veniamo alla valutazione allora. Ha una gemma blu in mano. La frantuma. E nel giro di un istante il vento inizia a condensarsi. E di fronte a voi appare qualcosa di grosso. Questo. Signori, vi tirate iniziativa? Ma...
Mamma mia. Ok. Non c'è un modo in cui possiamo aggiungere il più due da vi solo. Faccio vedere anche il tizio che vi ha detto queste belle cose. Esatto, ero curioso. Ok, sì. Indovinate chi si prenderà prima gli schiaffi. Che figata. Un cassiere, sì, vabbè. Signori, buon divertimento. Ok. Allora. Molto promettente. Esatto, stando... che non è una citazione, ma stando alle indicazioni solo Staran, rimarrò di fianco a lui, non estrarrò lo stocco e cercherò di colpire questa nube condensata che si trova di fronte a me con un colpo rapido, una freccia scagliata con estrema velocità nella parte centrale, chiamiamola così, di questa condensa. Allora, andiamo in ordine. La condensa, così come l'hai chiamata tu, per un istante sembra assumere dei lineamenti, vi ricorda per qualche secondo quello che sembra un vero e proprio drago. Ma William non ha tirato iniziativa, tra l'altro. Ah, ok, fatto. Vediamo quanto fai, William. Grande. Meglio qui che in altri casi. Sei 13. Una... 13. Aspetta. Una folata di vento si alzerà. E Solo e William faranno un bel tiro salvezza. La creatura avanzerà verso di voi. Solo riesci a tenerti saldo, forse proprio grazie all'armatura. Mentre William viene gettato lontano, finisci contro il mobile, ti schianti contro la parete con grande forza, spinto via da quello che sembra un colpo di vento, cadi a terra, il vento al momento ti tiene distante. Solo. Mi sposto da questa parte. Come vedo... come vedo la persona? È fermo. Così, fermo. Sta guardando voi, non sembra essere né in posizione di difesa né altro. Rompe questa gemma, appare questo elementale d'aria. Dopodiché si mette con le braccia conserte e vi guarda. Ok. Voglio vedere una sola cosa. Pardon. Ok. Porrò lo scudo davanti a me. Creatura, tu non appartieni a questo mondo. Torna dove sei venuta. Abjur Dextra Planar. Vi faccio fare il tiro. Che fallisce. È cosa Tarned. Succede? È Tarned. Ok. La creatura inizia a correre verso... Al suo turno. Ah, ok. Non è immediato. Ok, fai altro? Tendo una mano davanti a Aileen e Isabella. Ti basta come valutazione. Mi volto verso l'incantatore. L'incantatore vede la creatura che sulla quale, anche se le sembianze di questa specie di drago che ricorda questo drago assumono un'espressione di terrore. Lui ti guarda tutti voi. Rimane in silenzio per un istante. Poi vede l'elementale. Si sofferma. Sospira. Basta. Tira indietro il suo cappuccio e rimuove la sua maschera d'osso, rivelando le sue fattezze.
è un'elfa di impareggiabile bellezza. Fa un passo in avanti. Un cenno. L'aria che costituiva l'elementale svanisce. Dopodiché fa un passo avanti. Perdonate il mio benvenuto brutale, ma era necessario per valutare le vostre abilità. Ho ancora le allarme estratte, la guardo, ho la lama appoggiata sulla guardia dello scudo. Desidero parlarvi adesso. Anch'io ho la freccia incoccata nell'arco, la corda tesa in direzione di questa figura. Guardo le azioni di solo Staran e fin tanto che lui non l'abbasserà, non lo farò neanche io. Lasciate che mi presenti. Io sono Demelin, un alto mago di Oniari. Non siete i primi visitatori che la mia città caduta ha avuto negli ultimi giorni. Fa qualche altro passo, si dirige verso il mobile alle sue spalle, rimette in piedi una boccetta che era stata rovesciata dalla corrente d'aria. Il mondo che ci ha dimenticati si è riversato qui, nel paradiso di Istar. Temo che, sebbene la mia casa sia stata improvvisamente ricordata, le sue azioni a quanto pare non lo sono state. Stai laggando fortissimo. Dal momento in cui mi ha dato le spalle, rimetto la spada nel fodero e alzo leggermente le cinghie dello scudo con l'avambraccio. A questa azione di solo Staran segue William, che abbassa l'arma puntata contro questa elfa. Cosa volete dire che non siamo ionici? Quanta gente? Molti. Un esercito si è diretto qui ad Oniari. E temo che la storia non abbia insegnato loro quali sono gli errori che è meglio non commettere di nuovo. La guardo. Di che errori parlate? Questa una volta era la mia città, Oniari, la città volante. Una città che si è alzata nei cieli, seguendo il volere di un uomo troppo superbo. Il paradiso di Istar, un luogo dove gli uomini potevano vivere come dei. Ma la presunzione ha esigito un prezzo. La città è precipitata e con lei tutti i suoi abitanti, incluso il sacerdote. Una vera e propria strage. Cosa stanno cercando dalla città? Non so chi siano queste truppe, né tantomeno cosa stanno cercando di fare. Ciò che so è che ho visto movimenti da parte di questi invasori. Pattuglie di soldati e mostri che vagano per la città, concentrando la loro attività su quella che una volta veniva chiamata la soglia dei cieli, al suo centro. Anche le truppe vanno e vengono spesso da una villa di grandi dimensioni che si trova lungo la strada per la soglia. Credo che lì
sia stato stabilito il loro centro di comando. Qual è l'atteggiamento di questa creatura nei nostri confronti? È immobile? Si muove? Vi sta parlando con una calma impressionante. Vi sta dicendo delle cose, non sembra avere né un tono ostile né tantomeno altro. Le sue fattezze sono molto belle, anche se dalla sua pelle si capisce che è una creatura molto antica. Annuserò l'aria, Master, mentre parla. Divine Sense. Ok. Non sentirai niente che ti metterà in allerta solo. Quindi, Demelin, tu non rispondi delle creature che ci siamo lasciate alle spalle? Sì, sono protezioni per chi vuole varcare le porte di Oniari. Forse voi non conoscete la storia. Oh, crediamo di sì. Crea... Una torre è stata spezzata, vero? Quella è soltanto una piccola parte. Un granello di sabbia che si affaccia su un mare. Spalanca le braccia, crea delle immagini. Poi inizia a parlare quasi come se fosse catturata dalla sua stessa storia. Durante un conflitto chiamato Terza Guerra dei Draghi, molte generazioni prima che si verificasse il cataclisma, l'eroe Uma Dragonbane sconfisse Takhisis e le impedì la conquista di Kryn. Ma quando la regina dei draghi lasciò il mondo, i suoi malvagi servitori la seguirono. Per ristabilire l'equilibrio all'interno del mondo di Kryn, Paladin ordinò ai suoi draghi di ritirarsi e questi diventarono montagne. Ma la regina dei draghi pianificava il suo ritorno e i suoi fedeli seguaci si nascosero. Passarono secoli fin quando l'ultimo re sacerdote salì al potere nella terra di Istar. Quest'uomo sognava di creare un paradiso terrestre, una città del piacere, per premiare i fedeli o coloro che riteneva giusti. I suoi servitori crearono un'isola volante, la città di Oniari, la città senza peccato. L'immagine cambia, mostra questa isola che vola nei cieli, una torre, un uomo con indosso delle vesti bianche e oro, con dei simboli che sembrano clericali, affermando che sarebbe stato un luogo in cui lui e i suoi sudditi più degni avrebbero potuto elevarsi oltre la debolezza mortale e vivere come dei, sfidò questi ultimi, che per rimediare alla sua presunzione inviarono un emissario. E mentre il re sacerdote e i suoi seguaci nascondevano la verità sul paradiso che avevano creato, nessuno dei presenti nella città sapeva che il luogo su cui questa era stata edificata era in realtà un luogo sacro. Per millenni i draghi di Kryn erano andati a morire lì e, sfruttando l'energia delle loro anime, il sacerdote di Istar utilizzò il potere dei draghi per elevare la città nel cielo. Gli dei intervennero. Un drago venne inviato,
un drago d'oro, Caravarix, doveva dire loro di ritirarsi, di mettere fine a questa follia. Ma il re sacerdote non accettò. Così, prima che una guerra si scatenasse, il dio Paladin invocò un guerriero, un cavaliere di Solamnia, Zanas Sarlamir. Quest'ultimo si diresse ad Oniari e, durante le trattative con il drago, i due non trovarono un compromesso. Sarlamir. Sì, proprio quel Sarlamir, solo Staran, quello che abbiamo fronteggiato. Quello metto che... le mani nella... Sì, scusami. No. Sì, William, quello che abbiamo fronteggiato. Metto le mani nella scartasella ed esco un drappo, lo apro ed esco i resti della Dragonlance. Ti guarda, vedi uno strano accenno di sorriso. La scelta di Sarlamir però si rivelò un fallimento. La sua trattativa con il drago venne meno. Lo spirito di preservazione dell'uomo lo lasciò intervenire per salvare il sommo chierico e tutta la sua gente. I due si affrontarono. Caravarix morì per mano di Sarlamir e della sua Dragonlance, e indica la tua lancia, quella che adesso stringi tra le mani. La conseguente battaglia tra i draghi e il popolo di Oniari si concluse con la morte di Sarlamir e con la rovina della città. La città crollò attraverso le desolazioni settentrionali e, schiantandosi, creò una frattura nella terra. Adesso l'uomo non vuole riconoscere il fallimento del re sacerdote, e per evitare che questo si tramandasse, ogni informazione su Oniari fu cancellata dalla storia, persino il suo nome. Adesso molti di loro la chiamano città senza nome o città dei nomi perduti. La città senza peccato, laddove si è consumato forse il peccato più grosso, uno dei peccati più grossi della storia di Kryn. Sì, come sempre è stata la presunzione dell'uomo di elevarsi sopra qualcosa che lui stesso non sarà mai in grado di capire, che ha condotto a tutto questo. Sono riusciti... Ma perché siete qui? Perché siete qui quando l'intera armata al servizio di Takhisis e Lord Soth è qui appena oltre nella gola e si sta facendo spazio verso Oniari? Perché il mio compito è quello di rimanere qui e di morire, così come questa città, quando tutto questo avrà fine. Credo che la mia presenza qui sia dovuta al vostro arrivo, portatori della Dragonlance. Ti guarda solo Starn, fa un passo verso di te, ti prende le mani. All'interno della città, a nord-est, esiste un tempio di Paladin. Offri in dono la Dragonlance che venne affidata a Sarlamir. Il dio ti ascolterà. Lo farò, mia signora. Beh,
Rimango in silenzio dopo questo discorso e al gesto di quest'elfa nei confronti della Dragonlance. Scambio un rapido sguardo sia con Isabella che con Aileen. E poi continuo a guardare questa figura. Vi guarda, fa un passo indietro, facendo un cenno col capo senza distogliere lo sguardo da te, solo. La città che troverete una volta lasciato questo luogo sarà costituita da diversi luoghi che potranno interessarvi. Ascoltate bene le mie parole. La città di Oniari è molto grande. Vi ritroverete attraverso dei luoghi occupati dall'esercito nemico. E superati questi luoghi, andando verso sud, troverete il bastione di Tachisis, mentre al suo centro, la soglia dei cieli, un meccanismo che permetterà all'intera isola di sollevarsi nuovamente nel cielo, mentre alle spalle di questo, oltre la soglia dei cieli, si erge il tempio di Paladin. E a quel punto voi, mia signora, sparirete. Attenderò che il mio tempo si consumi. Sono rimasta qui. Avrei potuto lasciare Oniari in qualsiasi momento, ma il mio destino era quello di pagare per la presunzione che anche io condivisi con il re sacerdote. Un cenno di capo verso di lei, un segno di rispetto. Guarda, scusatemi, parlate voi ragazzi. Vai William e poi Isabella. Vai Isa. Avevi una sorella? No. Non ho alcuna sorella. Qualcuno rimasto nella torre chiedeva di sua sorella, un diplomatico. Ne sai qualcosa? Ciò che mi dici non mi riporta alla mente alcun ricordo. Si sofferma su di te. Ti guarda dalla testa ai piedi, Isabella, come se ti stesse scrutando. La guardo per capire in che modo mi sta giudicando. Non ti sta giudicando, ti sta osservando. Okay. Non senti... Allora, è un'elfa. Mm-hmm. Sembra molto più grande di Aileen. Mm. Ma è il suo sguardo... Sembra uno sguardo di chi, ma anche sulla base di quello che vi ha appena detto, di chi ha visto veramente tante, tante, tante cose. E il meccanismo funziona ancora per far volare questa città? Con la magia potranno farlo, ma non sarà facile. Occorre un potere magico che appartiene ad altri tempi. Che sia per difendere la città, per dare un rifugio agli indifesi, o anche soltanto per avere un vantaggio strategico su quello che stiamo per andare ad affrontare. Potrebbe essere una possibilità allettante rimettere in moto quel meccanismo. Ti guarda, si avvicina, fa qualche passo verso di te. Un sorriso triste. La storia ha raccontato un errore. Se la città di Oniari si rialzerà in cielo, l'errore non sarà valso a nulla. Si è alzata in cielo per arroganza. La città senza peccato, tutti
hanno peccato o peccheranno. Ma se per sconfiggere un male più grande. Ti osserva, ti fa un sorriso gentile. Avvicina le sue mani quasi come se volesse accarezzarti il volto. Ti tiri indietro o lasci fare? No, lascio fare. Ti fa anzi, sempre... se la vede esitante, se la vede esitante dico non mordo. Ma non esita. Ti fa di nuovo quel sorriso. No, mia cara. È il potere che viene utilizzato per risollevare la città. Che costituisce il peccato. Ti osserva. Bene. Ciò che rimane di loro. Guarda tutti voi. Oniari non è un posto per novizi. Avete intenzione di continuare? Non possiamo fermarci. Dicendo questo, guardo solo Staran. Dobbiamo proseguire. Non abbiamo più tempo. Le vite di tanti sono nelle nostre mani in questo momento. Fa un cenno con la testa. Andiamo. Ero un maestro della torre dell'alta stregoneria di Istar. Alza le mani. E sia. Batte le mani. Vi ritrovate in uno spiazzale. Sulla cima di un ponte. Sotto di voi. Quella che sembra una città. Di fronte a voi non c'è più Demlin. Ma cosa? Un istante fa eravamo... Isabella, cosa... Barcollo leggermente sentendo una terra diversa sotto i piedi. Porto istintivamente allora la mano allo stomaco. Io mi rivolgo un attimo attorno. Ah no, prego, vai. Mi guardo attorno. Ci sono vie per arrivare alla città o c'è direttamente il baratro sotto di noi che sembra molto più divertente? Sembra che voi siate su un ponte sospeso sopra una città e guardando all'orizzonte non vedete altro che cielo. Mi fate un test di percezione. Non riconosciamo la città di sotto. Ok, certo. Test. Andiamo a fare questa percezione, no? No. Mentre state guardando attorno a voi, un'ombra sopra le vostre teste vi oscura il sole. Vedete un enorme drago volare sopra le vostre teste, che si fionda nella città. Ma non è l'unico, ne vedete altri. Stanno volando tutti attorno alla città in questo preciso momento. Vedete un drago le cui scaglie sembrano fatte d'argento, che vola e che si precipita sulla città, e mentre lo fa, dalla sua bocca un soffio gelido travolge le vie della città, mentre uomini e donne corrono in tutte le direzioni. Un drago d'argento. D'argento? Un drago d'argento. Uno spettacolo che non avevo mai creduto di poter vedere con i miei stessi occhi. Ma cosa... Master, i draghi d'argento quanto sono rari e quanto... Non ne hai mai visto uno. So che Paladin è un drago d'argento. È un drago immagino. Di platino,
Paladin. Di platino già. Non hai mai visto niente del genere, solo. Ce ne sono molti che volano attorno a noi, quindi. Ce ne sono diversi. In questo momento voi vi trovate su questo ponte sospeso a chissà quale altezza, mentre sotto di voi vedete la gente che fugge, mentre dei draghi metallici sembrano aggredire la città. Cavaliere, avete memoria di questo posto? Dove siamo? Allora, io chiedo una cosa al master di ambientazione. C'è lo stesso principio di draghi metallici e cromatici che c'è sul Forgotten? Vero? Che i draghi metallici, i draghi cromatici sono alleati di Ketakisis, a quanto ho capito. Questo lo sai per religione, i draghi metallici rispondono a Paladin. Ok. Ok. Sono i figli di Paladin. Quindi dei, dovrebbero aiutarci. I nostri alleati. I dei ci stanno aiutando. Dobbiamo fare in fretta allora. In draconico. Ehi! Sono molto cerco lontani. Cerco di attirare l'attenzione. Siete praticamente come se foste isolati. Siete su questo ponte sospeso nel vuoto, che attraversa parte della città e conduce verso questo pinnacolo che si alza al centro, quel luogo che lei stessa vi ha descritto come la soglia dei cieli. Affrettiamoci, attraversiamo il ponte. Presto. Va bene. Con un braccio sospingo Aileen e supero Isabella, arrivando direttamente accanto a solo Staran e seguendo il suo passo. Iniziate a correre. Correte, sentite le urla delle persone sotto di voi. Uomini, le strutture, non avete mai visto costruzioni simili. Sembrano decorate in maniera sconosciuta. Eileen ha gli occhi sgranati, sta guardando tutto, senza dire una sola parola, meravigliata per quello a cui state assistendo. Continuate a correre fino a quando non arrivate al centro di questa grande piattaforma. Ed una volta lì, la piattaforma forma un corridoio tutto intorno a sé, mentre al centro c'è un grande foro che vi permette di vedere giù chissà quanti piedi d'altezza, un baratro. E oltre questo cerchio che si viene a formare, un altro corridoio che la attraversa. Ok, allora io direi di... Io seguo solo Staran in questo caso, William segue solo Staran in tutto e per tutto. La direzione che prenderà sarà quella che seguirà William senza fare un minimo di ritardo, senza cenni, senza rimorsi. Andremo avanti. Con lo sguardo cerco sempre all'indietro Isabella ed Aileen. Non voglio che si allontano. Io mi assicuro che Aileen non sia troppo a guardare quello che sta succedendo attorno a lei, ma piuttosto... appunto che non resti ferma, ma che riusciamo a proseguire in tempo. Allora ti chiederei, il carico di informazioni dell'elfa è stato massiccio. Lei ha detto che al centro c'era questo passaggio, questa volta per così dire. Il tempio invece di Paladin si trovava oltre la soglia dei cieli. Ok, quindi dobbiamo passare questa soglia dei cieli. E allora proseguo. Continuo a proseguire, guardandomi intorno per cercare di scorgere minacce. Sarò avanti a tutti di almeno 3 metri. Continuerete a correre. Supererete questa parte circolare, con questo foro al centro. Supererete un corridoio e arriverete all'interno di una struttura, o meglio, di un passaggio. Ed una volta lì, Isabella, vedrai incisioni sulle pareti, incisioni di tipo arcano, mentre di fronte a voi quello che sembra a tutti gli effetti una sorta di trono e alle sue spalle due pesanti porte. Sulla destra vedrai un mobile con diversi tomi. Nel momento in cui il tuo sguardo si poserà su di essi, vedrai un bagliore
percorrere le copertine di questi libri, solo per un istante. Mi avvicino. Provo a leggere se c'è qualcosa inciso sulle copertine o sui dorsi. Sembrano libri da incantatore. Ci sono anche pergamene distese sui tavoli. E mentre tu ti avvicini verso queste pergamene, questi tomi, i tuoi compagni si guardano attorno. Questa grande sala, le pareti sono rosse. Il trono che si trova di fronte a voi è rosso, ampio. William solo. Cosa fate? Solo era 3 metri avanti a me. Compio quei passi che servono per stargli esattamente alla sua destra. E nel frattempo guardo ciò che ci si para di fronte. Ma solo Starana. Che cosa... Taccio, attendendo una risposta che spero possa rivelarsi utile a ciò che dobbiamo fare. Rallento, guardo Isabella. Ho una sorta di rispetto riverente nei confronti di questo luogo e di tutto ciò che mi circonda in questo momento. Comunque la tentazione è troppo forte. Con mano magica provo a sollevare la copertina di un libro per provare a sfogliare le pagine senza toccare direttamente, senza avvicinarmi troppo. Non voglio che qualunque cosa possa esserci in questa stanza, qualunque protezione, mi veda direttamente come una minaccia. Ne sollevi uno mentre la tua mano magica si accosta alla copertina. Alle vostre spalle, da dove siete venuti, la parete del soffitto si crepa. Poi, un istante dopo, dal soffitto iniziano a crollare dei massi. All'interno della stanza piomba un drago nero. Guarda nella vostra direzione. Mi tirate iniziativa. Sto dicendo alzo le mani e faccio rimettere il libro a posto. Non volevo rubarlo, volevo soltanto sfogliarlo. Per davvero stavolta, perché sapevo sarebbe successo qualcosa di brutto, mannaggia. È un dragonero molto piccolo. Non sembra affatto piccolo. È minuscolo. Non ha niente a che vedere con i dragonnelle che avete visto finora. Allora, completamente niente. Da ladro dico mannaggia. Ok, vado a tirare iniziativa. Beh, raga. Vediamo, magari ci si può parlare. Dai. Ok. Andato all'iniziativa. Ok. Su mappa siamo Vi dico io quando servirà. Benissimo. Alla vista di questo drago, io sono sulla destra di solo Staran, mentre immagino che sia Isabella sia Aileen siano leggermente discostate. Di nuovo, un brivido lungo la mia schiena. Non ho mai visto una creatura del genere, non di fronte a me. Forse avrò sfogliato qualche libro in cui queste creature mitologiche venivano riportate, disegnate. Ma questo è un drago in carne e ossa. Rimango pietrificato. La mia mascella si disloca per qualche istante. E rimango muto. Solo. I tuoi compagni sembrano per un istante piombare nel caos. Sei il primo. Per un attimo anche io. Dopodiché straggo una lancia dalla schiena e mi frappongo tra il drago e i miei compagni. Via! Andate via! Dopodiché prenderò questa lancia e la scaglierò verso la testa del drago. Tiro per colpire. Anzi no. No. Anzi no. Mi metterò in dodge.
Ok. William, senti le parole di Solo. Lo vedi, si antepone di fronte a voi, scudo alto e spada. Inizia a fendere l'aria, quasi come se volesse attirare la sua attenzione. Presto, Isabella, Aileen, avanti a me, fuggite! Sono Staran, io non vi abbandono. Senti... Ho detto vai via! Vengo spostato dallo scudo di Solo Staran, faccio un paio di passi indietro, quasi destabilizzato dalla sua reazione. Non ce la farete mai da solo. Copriteci la ritirata, ma seguiteci. Coprirò la ritirata. Andate adesso. William, cosa fai? Quando in questa stanza sto per cominciare a correre, mi blocco e mi giro verso il drago. Vedo Aileen e Isabella che hanno compiuto qualche passo. Ma poi faccio qualche passo in avanti. Verso il drago. Non mi fermo, supero solo Staran, sono sulla sua destra, un paio di passi, poi tre. E poi... la mia testa formula un'idea. L'inchino più riverente mai compiuto da un nobiluomo di Solamnia viene compiuto da William J. Silvertail. Questo gesto di pura etichetta viene compiuto di fronte al drago, di fronte ai suoi compagni. E sussurro in modo che Isabella possa sentire. Credo che dovrete fare la stessa cosa e dire Ave, mio signore, nella vostra lingua, quella loro. E nel frattempo, questo inchino reverenziale permane e rimango immobile. Il drago ti guarda. I suoi occhi per un istante si chiudono quasi a fessura. Poi la sua bocca si apre e inizia a parlare. Già altri ci hanno provato al Xalzaront. Morite. La sua bocca si spalanca. È un getto di acido. Travolge te e Solo. Ragazzi, mi dovete fare un tiro salvezza. Su destrezza. Destrezza, ok. Io sono in dodge e lo faccio con vantaggio. 18. Sono in dodge e lo faccio con vantaggio. Bisogna sommare al mio... Sì, vabbè, l'ho superato. Bisogna sommare lo anche superi, più prendi. Non prendo danno. Non prendo danno. Per Shield Master. Signori, questi sono i danni. William ne prenderà la metà, perché ha Evasion. Mm-hmm. Esatto. Dico, se potevo usarlo, lo userò. Puoi usare... Allora, con l'Uncanny Dodge ne prenderesti 14. Ma anche in quel caso non sarebbero abbastanza. Cioè, sarebbero troppi. William. Ok. Nel momento in cui il drago esala il suo respiro, William e Solo vengono colpiti. William con la testa bassa sembra quasi neanche provare a scansarsi. L'acido lo travolge. Nel momento in cui il fumo del soffio acido si disperde, William è disteso a terra e il suo corpo è fumante. Isabella, di fronte a te un drago nero. William è a terra, Solo con lo scudo alto, e Aileen alle tue spalle, e dietro di te Tomi e Pergamene. Forse potrebbe esserci qualcosa che potrebbe aiutarti lì. Già, riesco a identificare qualche pergamena come un qualcosa che potrebbe aiutarmi? O anche tra i Tomi? Mentre dico, Aileen, occupati di lui. Trovi una pergamena. Sì. Mi fai un test di arcana.
Allora, c'ho più due. Per favore. Ecco. Ecco. Trovi diverse pergamene. Molte di queste sembrano essere di incantesimi anche al di fuori della tua portata. Più che altro capisci una cosa. Sembrano essere disposte via via con la potenza sempre più alta. Ok. In questo momento ti trovi in pergamene di incantesimi che anche tu già sai lanciare. Nel senso a gratis? In questo momento, nel punto in cui ti trovi, gli incantesimi che stai guardando sono incantesimi di quarto livello. Dimmi tu se vuoi cercare qualcosa tra queste pergamene o spostarti o più in alto. Quarto livello, qualsiasi cosa. Oh mio Dio. Ma puoi anche andare avanti, quello ti sta dicendo, eh? Poi devi decidere. Sì, ma non potrei lanciarli. Assolutamente. Giusto? Teoricamente sì. Come pergamene sì. Come pergamena puoi lanciare quello che vuoi. Sì. Partiamo da questo presupposto. E lo so. Ovviamente io devi fare un test, ma sì. Raga, aiuto, devo prendermi la lista degli incantesimi. Inizierai a cercare. Questo è il tuo turno. Eileen sì, va guarderà bene. William, corre verso William per cercare di aiutarlo. Utilizzerà un incantesimo di cura ferite, ma di quarto livello. Stavolta le chiacchiere non serviranno a molto. Grazie. Portatelo via, Eileen. Eileen. Le afferro un braccio quando fa questo incantesimo, chiaramente non con veemenza, ma una stretta di ringraziamento, una stretta di un uomo in fin di vita che ringrazia chi gli sta salvando la vita. Ovviamente non è detto ci siano tutti, eh? Tu dimmi cosa stai cercando e io ti dirò se c'è. Ma mannaggia a te, va William, bene, va bene. Le mani di Eileen si poggiano su di te. Inizia ad intonare una preghiera. Le tue ferite iniziano a richiudersi, solo. Sei mutato. Mi porto leggermente più laterale, punzecchiando il muso del drago con la punta della spada, portandomi un po' più laterale rispetto a lui. Sei il figlio indegno di una madre del genere. Compelled Duel. Come okay. Bonus action. Ti prego, signor. Yes. Supera. No! Tu insetto. Ad ogni parola il soffitto trema e mi mettono in dodge. William, riprendi i sensi. Eileen è su di te, sei disteso a terra, parte della tua armatura è consumata dall'acido, ma la tua pelle ha richiuso alcune ferite. La mia mano va di getto sul pendaglio con il frammento dello scudo del mio amico Ispin, che sento per fortuna essere intatto. Forse una delle poche cose protetto da parte della mia armatura in cuoio. Grazie, Eileen. Utilizzerò metà del mio movimento per rialzarmi. Farò leva su Eileen per aiutarmi a rialzarmi. E poi... Sono Staran! Andiamo via! Continuo a roteare la spada davanti al drago, tenendo lo scudo alto. Vi copro, andate! No. William, ti rimetti in piedi e capisci che solo sta attirando il drago in un'altra direzione per permettere a te, Eileen e Isabella, di andare via. Ciao mamma! Benvenuti draghetti! Stiamo affrontando un drago nero! Stanno affrontando. E allora... Se il drago sta dando le spalle a noi o è leggermente girato, è di fianco. Ok, perfetto. Sono Staran, io sono già ferito. Voi potete condurre tutti alla salvezza.
Non dovete sacrificarmi, lo farò io. Scatto alle spalle del drago. È con me che devi prendertela. Vai. Forse non hai mai visto questo. Forse neanche nei libri di storia è riportato. Ma questo è il colpo che ferirà un drago dalle scaglie nere. Lampo Cromisi! E parto alla carica, cercando di scagliare sulla questa coda del drago gigantesca con la spada che è già di per sé rovinata, infrangendosi, facendo leva su una scaglia, sperando di poter distrarlo il tempo da far scappare solo Staran, suo amico che reputa qualcuno che potrebbe davvero condurre alla vittoria. Vai, tiro amici. Per colpire. Collettivo Stigio, grazie per i raid. Ok, andiamo a tirare. Tiro con vantaggio perché sono William J. Silvertail. Ok. Perché c'è solo dall'altra parte, vai, hai vantaggio. Ti fiondi verso la coda del drago e proverai a colpirla. Tiro per colpire. Riuscirai a farti strada tra la coda che si agita, gli passi sotto, hai lo stocco in mano e via! Lo infilzi. Ho tirato anche i danni. Riesco a scalfire una scaglia? Sì, gli fai un taglio. Poi dopo averlo colpito, la sua coda inizia ad agitarsi rapidamente. Proverà a colpirti proprio con la coda che gli hai appena ferito. Questa si alza e ti arriva addosso. Uncanny Dodge. Subirai la metà dei danni. Ti rimetto 13, 6 punti ferita. Ok. Tra l'altro vorrei fare notare che nuovamente ha rollato 4, 1 e un 2. Grande. Il colpo ti spinge leggermente indietro. I tuoi piedi scivolano sul pavimento. Le rocce che si sono sgretolate dal soffitto ti fanno scivolare, ma rimani in piedi. Poi tocca a lui. Alza la testa. Uno dei suoi occhi si sposta alle spalle verso di te. Ma in questo momento, di fronte a sé, ha un cavaliere di Solamnia. Cavaliere! Temi la morte! Spalanca le ali. E tutti voi all'interno della stanza mi fate un tiro salvezza, 16 su saggezza, per resistere alla sua aura di terrore. Ok, io anche William. Credo, non credo di poter essere spaventato. No. Loro sì. Vai. Io devo controllare se posso essere spaventato. Un attimo. Non mi pare da paladino tu, mi pare che da ormai... Da paladino c'è questa cosa, sì, ma non so a che livello si prende. L'aura del coraggio mi pare che si prende al 7. Ok, allora... Vedi comunque. Io faccio fare un test a Eileen. Vai. Ok, quelli che lo hanno superato non hanno lo status Frightened. Tira anche tu, William. E okay. Resisteranno saggezza. All'aura di terrore. Sì, tiro salvezza su saggezza. Hai messo di nuovo il vantaggio, te lo devi togliere. Devi toglierti il vantaggio. Vai, ce l'ho fatta con uno. Il drago. Devo tirarlo anche io. Con le sue parole, le tue gambe iniziano a tremare, William, anche se cercherai di non farlo vedere. Solo riuscirai a resistere, poi lui alzerà le sue braccia anteriori e una dopo l'altra le scaglierà su di te. Il primo colpo. Lo scarto di lato. Il secondo. Balzo all'indietro. E poi, per ultimo, la sua bocca si avvicina. Ti mangerò la testa. Chianto il mio scudo, facendo un passo laterale sul suo muso. Tutti e tre i colpi non troveranno un bersaglio. Isabella, è il tuo turno. Hai di fronte un tavolo pieno di tomi e pergamene. Allora.
Raga, per favore, non ce l'avrò tutta sta fortuna ancora. Allora, io sto laggando per la quantità di schede aperte. Per la quantità di schede aperte. Mi confermi che Fizban no? Dipende cosa stai cercando. Quale incantesimo stai addocchiando? Fammi capire. Allora, io ne ho tanti, ma sto andando in esclusione. Vai, dimmi intanto. Allora, ti dico, vabbè, c'è Old Monster? Immagino di sì. C'è Old Monster. C'è Dominate Monster? C'è Old Monster, c'è Dominate Monster? Sto cercando di funzionamento. Ok, io ti dico, sì, c'è. Ok, c'è Summon Draconic Spirit? Quello di Fizban? No. Molto bene, via, scarta le due schede, grazie. C'è Mental Prison? Hai già giocato un mago, vero? Ma per caso Isabella sa che i draghi sono immuni allo charm? Credo di no. Comunque, no, Mental Prison c'è. Mamma mia. C'è Draconic Transformation. Ti permetto di chiedermi un'altra spell, poi dovrei fare una scelta. Ah, ok. O continuare a cercare. Ma nel prossimo turno, ovviamente. Mi avevi detto che c'era un numero. Va bene. No. Ti chiedo allora. C'è un Etherealness di di ottavo? Mamma mia. Sì, c'è. Io ci provo, ragazzi, perché è la via d'uscita. Vai, fallo. Etherealness di ottavo. Ok. Qualsiasi cosa sia. Ovvero? Andiamo o vai? Io e i miei compagni. Dove è scritto? Non il drago. You step. Quando casti questo incantesimo usando uno spell slot di ottavo livello più alto, puoi targettare fino a... Ok, di nono. Ti do di nono, sletto male. Sì, ma la pergamena è di settimo creature... livello. Sono incantesimi base, liscio. Non sono potenziati. Lanci quindi liscio, c'è Etherealness, ma è you. È un disastro, ragazzi. Vuoi cercare ancora? Avanti, Isabella, siete voi la chiave. Conto. Noi cercheremo di resistere. 5. 4. Banishment. 3. Dimmi che c'è banishment. Non ti chiedo, cioè, se c'è banishment lo lancio. Cerchi banishment, lo trovi. Al massimo cerco ancora. Il prossimo. Lo lanci? Mm-hmm. Ok, qual è il tuo tiro salvezza? Su carisma dovrei avere il tiro salvezza o 15 o 16. C'è scritto, mamma che sudata, ragazzi. Perché potevo giocarmi un bardo, un ladro, potevo giocarmi un guerriero. Non guerriero, guerriero. Stai sminuendo la mia classe? No, adoro la tua classe. Grazie. Quanto hai di carisma? C'ho 15 di CD. Ok. Io mi piace che carissimo. Praticamente i tiri salvezza mamma dalla mia scheda non funzionano per qualche motivo. Mamma. Ok. Devi doppio cliccare S. Sì, ma mi dà il bonus base, non mi dà quello là potenziato. Vero. Proviamo. C'ha più 8, eh. Ok, funziona. Lanci il tuo incantesimo. Il drago ciao ride. Si volta verso di te. Sì. Topolino, ti
mangerò le ultime. Sul passo, William, anzi no, solo, le sue ali si alzano. Si piegano verso di te. Battito d'ali, come azione leggendaria. Questo è il tiro salvezza che ti serve. Assegnazione. Come vieni, devo morire? No, ho più due. E 19, non ce la fai uguale. E por... Vieni sbattuto contro le pareti alle tue spalle, subisci 2 di 6 più 6 danni da impatto. Il clangore dell'armatura contro la pietra, poi cadi a terra, prono. Il drago rimane lì, Eileen non sa che fare. Cosa facciamo? Solo Staran. Il mio sguardo va verso Solo Staran che è stato sbattuto. Via. Con questo impeto delle ali, questo vento fortissimo che si è alzato dovuto alla potenza immane di questo avversario. Mi giro verso Isabella. Resistete o scappate. Di fronte alla faccia viene riposto. Estraggo l'arco. Prenderò altro tempo. Faccio uno scatto cercando di attirare l'attenzione di questo drago che si è librato in volo. Farò una scivolata e mentre scivolo tenderò l'arco. Cercherò di scagliargli una freccia proprio nel petto. Ok, questa sarà la tua azione. Sì. Eileen nel frattempo parla, delle cure ti arrivano addosso, ma prima che tu possa fare la tua azione tocca a Solo. Solo, tu sei okay. Stato gettato a terra. In questo momento ti trovi con il torso disteso per terra. Mi rialzo immediatamente. E vado davanti al muso del drago nuovamente, okay. Continuando a minacciarlo con la punta della spada. Mi metto in dodge. Ok, ti avvicini di nuovo. E mentre William sta tendendo l'arco, lui proverà a colpirti con la sua coda. La coda gli passa davanti e prova ad abbattersi su di te. Colpisce lo scudo, fa un urlo di dolore, probabilmente ha fatto una piega strana. William, tendi l'arco. Ok. Tendo questo arco, cercandolo di colpire. Vado a tirare. Aspetta. 21. È abbastanza? Okay. Te lo dico subito, sì. Ok. No, aspetta. Eccolo qua. Tiriamo i danni. Sì, 1. Nonostante la paura, nonostante le tue gambe stiano tremando in questo momento, prendi la mira e lanci una freccia. Gli si pianta sulla schiena. Senti solo un grugnito. Poi, vuoi fare altro, William? Ok. Sono lì sotto. Comincerò a cercare di attirare la sua attenzione. Sei frightened. In questo momento sono spaventato? Allora prendo paura di lui. Ti faccio rifare il tiro salvezza. Ok. Niente, ancora terrorizzato. Toccherà a lui. Comincerò a rimarrò sul posto e le mie gambe vistosamente cominceranno a tremare e io rimarrò con la bocca di nuovo aperta di fronte alla magnificenza di questo nemico. Si volterà verso Eileen. Vi schiaccio tutti. Si volta verso Eileen. Un colpo d'artiglio. Uff. Mi interpongo. Sei dall'altra parte della stanza. Si è mosso, si è allontanato. Non l'avevo capito. Tu ti sei messo da quella parte, loro sono dietro dall'altra parte. Davanti al muso del drago mi sono messo. E lui si è girato dato una zampata da Eileen. Ok. Il primo colpo si abbatte su Eileen. La prima artigliata. Il colpo la fa vacillare, quasi la getta a terra. Poi un secondo colpo
verso di lei. Un'altra artigliata, anche questa andrà a segno. Eileen viene colpita due volte dalla bestia. Subisce due danni pesanti. Poi, per ultimo, lui spalanca le fauci. Senza il tuo dio non vali niente. È un critico. Oh cacchio. Con il morso. Col morso. Le sue fauci si spalancano, dai suoi denti inizia a gocciolare acido. E la sua bocca si chiude sul corpo di Eileen. Eileen cade a terra. Non siete in grado di vedere bene il corpo di Eileen, ma dalla sua spalla si alza del fumo e lei è distesa a terra. Isabella. Tocca a me. Cosa fai? Grazie. Niente charme. Niente. A più 8. Non so quanti punti di vita abbia, grandioso. Pensa, Isabella. Pensa. Non stai pensando. O meglio, non come dovresti. Lo so. Guarda, io sono sicura che ci sarà un incantesimo stupidissimo tra i miei livelli che potrei usare per risolvere la situazione. Ti do un minuto. C'è un punto che riesco a vedere fuori dalla stanza che ci può avvicinare al nostro obiettivo? Da dove è venuto lui c'è la parete crollata e vedete sotto di voi la città. Vedo la città? Sotto di voi sì, voi siete sospesi in aria in questo momento. Familiarity, permanent circle. 30 secondi. Fino a 8 creature. Teletrasporto. Teleport. Trovi l'incantesimo. Provo a lanciare l'incantesimo. Voglio arrivare a terra in un posto sicuro che riesco a vedere della città sotto di noi. C'è un problema. Prendi la pergamena. Sì. Eileen è priva di sensi. Non è consenziente in questo momento. Raga, qualcuno ha ancora una pozione di guarigione? Mi riesci a vedermi dentro lo zaino? Io l'azione che volevo fare è un'altra cosa. 10 feet di raggio. Sono tutti divisi allora, all'interno della stanza. Faccio così. Sì, mi avvicino a Eileen, la trascino per quanto posso a solo stare nei William in modo tale che ci avviciniamo e dico: avvicinatevi qui, solo Staran, riporta in piedi Eileen, subito, preparo l'azione. Non appena, siamo tutti entro raggio ed Eileen è sveglia, okay, lancio teleport. Dunque, ti faccio il riepilogo. Tu ti avvicini ad Eileen, prepari l'azione e attendi che Eileen venga riportata in qualche modo up
da solo. E che ci sia anche William vicino. E che William sia vicino. Questa è la tua azione. Eileen è a terra. Solo. Sì. È il tuo turno. Ma prima allora, che tocchi a te, tu corri verso Eileen. Lui l'ha appena colpita. Lei si trova sotto la testa del drago in questo momento. Le ali del drago si alzano. Torna indietro. Un colpo di ali verso di te, Isabella. Sì, 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 tu ancora non sei arrivata da Eileen. Cioè, sei da Eileen. Lui utilizza il suo wing attack. Aspetta, aspetta. Aspetta, è un tiro per colpire? No, è un tiro salvezza. Le ali emettono il loro schiocco. Vieni travolta. È spostata nuovamente indietro. Cadi posso fare l'avvocato? Cioè, secondo me dovresti dare la possibilità di prendere, di tenere Eileen. Io, se volete, perché io faccio, glielo faccio fare. Glielo, volete che faccia questa cosa? Ok. Non lo so. Eileen è priva di sensi e subirà i danni da impatto. Così, fa... La tengo così. Per essere scagliata contro il muro. Due fallimenti ad Eileen. Entrambe venite... Un fallimento. Ah, bravo, non è un critico. Fallimento. Venite entrambi schiantate contro il muro. Va bene, siete, ragazzi, siete proni a terra. Va bene, va bene, va bene, va bene. Eileen deve fare il tiro salvezza comunque. Lo tiro. E comunque Stonks. Sono due fallimenti. Solo, tocca a te. Che sfiga però, dottor. Va bene. Raga. Vado dall'altra parte della... È il terzo turno, terra. Sì, 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 sì. Sì. Anzi, raggiungo Isabella e Eileen. Tenendo lo scudo alto, mi inginocchio e imporrò una mano, guardando sempre il drago, su Eileen, l'ultimo slot di Lion End. Ok. Farai questo nella tua azione. Il drago, mentre tu proverai a curare, alzerà la sua coda e proverà ad abbatterla su di te solo. Aspetta, dopo. Un momento. Come finì? Hai corso e fatto il Lion Ends. Ha un'azione bonus. C'ho le azioni bonus, no? Vai, che vuoi fare con l'azione bonus? Ci penso, un attimo. Un attimo, ci penso. Quanta fretta di ucciderci oggi, eh? Mamma mia. Con calma. Dovete sbrigarvi, raga. Non si può perdere 2 ore per sta cosa. No, scherzi a parte, riproverò ad usare Compelled Duel. Vai. Ok. Cioè che si attacca a te, attacca normalmente, si attacca agli altri con un vantaggio. Esattamente. Lui sta attaccando te in questo momento. Va bene così, va bene uguale. 21, il colpo entra. Vieni preso in pieno da... Ah no, ha attaccato William, vabbè sì, comunque con 21 ti colpisce, suppongo. Con 21... Sì, mi colpisce. Subisci 18 danni. Riesci a mantenere l'incantesimo. William, è il tuo turno, cosa fai? Ok, allora, se sono riuscito bene a figurarmi questa immagine, cioè il drago che è sopra di noi, giusto? Sì. Quattro persone a terra, una distese praticamente una accanto all'altra. Ok. Sì. C'è solo Staran che si è appena difeso da un colpo. C'è Eileen distesa a terra. Io vorrei provare a stabilizzare Eileen. Mi ha salvato la vita Eileen prima. Eileen è stata indebito. Stabilizzata da solo con le imposizioni delle mani. Ah, con l'imposizione delle mani l'ha stabilizzata. Perfetto. Ok. Io rimango esattamente dove sono. Accanto ad Isabella. Avvicinatevi! Accanto ad Isabella. Prima di avvicinarvi. Isabella è stata sbalzata via. Ah, ok. Isabella è stata sbalzata via ed anche... Con Eileen, sì. Sono pure tutti Eileen. Nella profondità della stanza. Tu sei rimasto dietro il drago in questo momento. Ok. Ah, sono ancora dietro il drago? Sì, okay. Sei leggermente distante rispetto a loro.
Ok, allora utilizzo il mio movimento per raggiungerli. Ok. Una volta raggiunti, mi giro, scaglio la mia solita freccia nel tentativo di distrarre l'attenzione del drago. Vai, tiro per colpire. Vado a tirare. E mentre scaglia la freccia, madonna, ti prego prendi perché è molto scenico, se riesci. Grande. Colpisci. Penso. E faccio freccia cremisi? No. Ok. Lanci una freccia. Gli arriva sul volto, gli scheggi l'occhio. Poi tocca a lui. Attivo il teletrasporto, perché ancora tutti i miei parametri sì, sono tutti attivati. Vicini. Era ready. Sì. La creatura alza la testa. La sua bocca si riempie di nuovo di acido. E un istante dopo vi spara questa ondata di acido, ma l'incantesimo di Isabella si crea nel giro di un istante. Poco prima che l'acido vi investa, venite teletrasportati via da lì. Per tutti voi un'esperienza strana. La vostra vista si... sembra quasi che voi vi siate tuffati all'interno di una pozza d'acqua. Poi nell'istante dopo, quando l'incantesimo vi travolge, riaprite gli occhi. Siete seduti sui divani di fronte all'elfa che vi ha parlato finora. Guarda te, Isabella. Si avvicina. Prende la spilla che ti è stata data da Wyan, la toglie. Da adesso sei un mago dell'alta stregoneria. Hai superato la tua prova, Isabella. Ma queste vesti non rispecchiano ciò che sei. Non osare. È la magia ad aver scelto, non io. Passa la mano su di te. Le tue vesti si tingono di rosso. Wow. E ci fermiamo qui. E la faccia di Isabella è il... Dovevo rubare tutto il termine, cazzo! No! Dovevo rubare tutto il termine. Il più bel finale di tutti è... No! E si chiude qui la sessione con lei. No, 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 non lo accetto. Non lo accetto. La sua frase si è interrotta con... Siete pronti? Vi sentite pronti per andare avanti? La risposta è stata sì. E lei ha detto anche: io ero un alto stregone, cioè ero uno stregone di Oniari dell'alta stregoneria. Tu non sei me ancora, ne frega niente. Tu non eri ancora un mago a tutti gli effetti e sei stata sottoposta. Non me ne frega niente. Io rimango nei miei vesti neri. Tacce, sorella, tacce. No, ora di comprare una bella accappatoio rosso da mettere. La magia, hai usato la tua magia per salvare i tuoi compagni. Non è... Certo, perché c'è tipo la guerra alle porte. Che cacchio faccio? Prendo la roba e me ne vado e poi muoio dopo due secondi. Ma che ragionamento è? Adesso i maghi delle vesti nere sono stupidi. La tua prova era oggi. Sono stupidi i maghi delle vesti nere che se ne vanno tipo: oh sì, mi prendo in malloppo e non ho alleati, me ne vado in mezzo alla guerra. Ma che significa? No, c'è mio fratello dall'altra parte che potrebbe stare dormendo. Non me ne frega niente in questo momento. Ok, non me ne frega niente. E ora entra la testa. Le azioni hanno parlato per te. Entra la testa e dice: sorestacce. Va bene, va bene, sei cosa. C'è, no, nemmeno vesti bianche, no, vesti rosse. C'è, certo, i maghi dell'indecisione eterna che stanno lì. Allora, non sono i maghi dell'indecisione. Non sono i maghi dell'indecisione. Non è lì la neutralità, cioè le vesti rosse, non è indecisione. Significa che non si schierano. Cioè, nel senso, dipende da quello che gli torna utile, solo che non utilizzano la magia solo per il proprio tornaconto, ma per ciò che è giusto quando riconoscono che è così. Ed è un po' quello che stai facendo dall'inizio dell'avventura. Tu ti stai schierando con loro perché serve. E le azioni che hai compiuto finora sono state anche a tutela del tuo gruppo.
avresti Madonna, potuto se non prendere quindi di guerra soltanto per riavere le vesti nere alla fine. Infatti io Mato. Quando tu hai detto etherealness ho detto ok, rimarrà vesti nere. Però stavi ma dai, stavi cercando quello per portare via anche l'oro, quindi certo, che faccio? Vado in mezzo alla guerra a farmi ammazzare? Beh, sai, c'è un drago adulto che sta mangiando le persone. Comunque sono un po' in disappunto che questa cosa era una presa in giro. Questa cosa cioè, ovviamente... era tutta una presa in... era tutto sì. Un trip mentale per testare me. Ragazzi, sì. Io ho sentito puzza di intrigo dall'inizio. Mi sono bloccato e tante ho detto guarda, quali faccio sono le parolacce consigliate su Twitch esattamente? Quali sono le parolacce consigliate? Dimmelo. Dimmelo. Mutala su Discord, muta. Non osare. È un po' come quando una persona gioca un personaggio dicendo è cattivo e poi si mette a fare le cose da buona. Cioè è la stessa cosa, oppure è buono e intrinsecamente è cattivo, ma non è stupido. Beh, al momento non è stupido al che momento, vada a ammazzare tutti a caso. Al momento della tua valutazione alle porte di Oniari, le tue vesti sono rosse. Che schifo. Perché schifo? Faccio come i Lille che si è tolta le vesti. Ma sei uno stregone, fai schifo comunque. Cioè. Mi dissocio. Sei il raccomandato del mondo della magia, ma cosa vuoi? No. Questo è un po' vero. Sì, è vero, è verissimo. È che è la magia che ha scelto me. Sono anche le vesti che hanno scelto te. Beh, Leon Rice è partito come mago dalle vesti rosse. Perché non ce la faccio. Io domani ho lezione la mattina presto, ma chi dorme così? Ma no. Ma però ti posso allora, se ti può rincuorare, dipende da quello che farai. Però secondo me non è una posso cosa posso tornare vesti nere, sì. Non è una cosa necessariamente negativa, sai perché? A parte il fatto perché ti faccio capire, le vesti indicano quello che è il tuo concetto per l'utilizzo dei tuoi poteri. E, se mai leggerai Dragonlance, i libri, uno dei protagonisti, che è il mago, ha le vesti rosse e non è propriamente un bravo ragazzo. Cioè, nel senso, l'utilizzo che fa in quel momento della magia è quello, poi dimostra di essere peggio di quello che è e diventa un vestinere. Tu lo sai che all'inizio della prossima sessione io mi scaglierò contro sta tipa, non me ne frega che è allora, anziana, non mi interessa che si prende gli schiaffi. Bisogna vedere se qui devi fare un'analisi interiore del tuo personaggio, cioè nel senso è per un discorso di perché voglio il mago dalle vesti nere o perché effettivamente riconosci che Isabella deve essere motivata, allora, secondo me, come cosa. Io l'ho fatta, mi sono preso questa libertà. Ok. Solo perché... Puoi prendere la libertà che vuoi. Poi io mi prendo le libertà che voglio con gli NPC che mi trovo davanti, capisci che intendo? Cioè, nel senso, se un NPC mi fa sta cosa... E mi girano i coglioni. È comunque un mago dell'alta magia. Sei un mago dell'alta stregoneria a tutti gli effetti. Non sei più un mago in prova. Con la spilla dei nivi considerato tale, ma non lo eri a tutti gli effetti. Guarda, io per un attimo ho pensato, questa mi strappa la spilla perché non ho usato gli incantesimi giusti. Anche io lo stavo dicendo. Fai schifo, vattene, non sei più parte dell'ordine, tipo... Allora, questa parte però qui... Cioè, ok, è stato peggio. Questa stato parte peggio. Qui ovviamente no, viene accennata nell'avventura. Ma quello che viene proposto in questa parte qui nell'avventura è una cacca. Cioè, praticamente hai presente quello che tu hai fatto a sessione 0, a sessione 1? Sì, te lo faceva fare lui. Cioè, ora tu dimmi, perché praticamente lui dice, se un mago per caso non ha scelto il sentiero della stregoneria, qui può fare la prova. Ora tu dimmi, ma secondo voi, cioè, cari, chi è che l'ha scritta l'avventura? Cari amici della Wizard of the Coast, può mai un personaggio di ottavo livello scegliere, arrivato a questo punto, di fare la prova di superare il labirinto per diventare un mago? Cioè, infatti tutto quello che voi avete visto, avete giocato, non c'è.
nell'avventura. Ma siccome la prova dell'alta stregoneria realmente nella storia di Dragonlance è, ti porta ad affrontare, tra virgolette, i tuoi demoni e non solo. Cioè tu devi fare, devi dimostrare cosa sei disposto a fare per la magia. Posso dire una cosa? Dimmi. Ele, labirinto. Labirinto. Non attiri salvezza. Sì, ma deve uscire con intelligenza, esce il turno dopo. Lo fa? Compare un drago. Un drago. Ma per il fatto 20. Che non ce l'ho io come sorcerer non ce l'ho il labirinto. E poi, come sorcerer non ce l'ho. Ho cercato la cosa che io ti avrei dato. Avrei scelto un incantesimo per portare via il gruppo. E sarebbe stata la prima cosa. Infatti, quando tu hai cominciato a dirmi Old Monster, Dominate Monster, ho detto: ma perché sta cercando sta roba? Quello c'ha la Legendary Resistance. Stavo cercando tutto il possibile. È una cosa che si chiama panico e che spero un giorno proverai anche tu quando giocherai da giocatore e non da master di recente, ok? Purtroppo no, perché hai un po' più di esperienza rispetto a me, ci sta, ecco. Nel senso, mannaggia la miseria. Black Dragon ha 14 int. Comunque, questa cosa qui non era presente nel manuale, e per chi ha letto Dragonlance sarà una chicca. Perché quello che ha fatto, che ha detto il drago quando è arrivato, forse non si è capito per colpa della voce di merda, è: pagherete come quelli che sono venuti a Xaxaroth, che sarebbe una parte del primo libro di Dragonlance dove incontrano un drago nero. Quindi ho fatto la cheat. Con l'ultra cheat questa. Fatto la cheat. Comunque sì. Doc, hai risposto a Morland Est, che chiedeva proprio: sono curioso di sapere cosa il Doc avrebbe scelto. Io probabilmente avrei scelto Arcane Gate. Tempo di lancio, un'azione. Arcane Gate. A parte il fatto che stavo cercando soltanto gli incantesimi da sorcerer, perché ero convinta che potessi lanciare soltanto. Ma tu lo stavi cercando nella locanda nascosta che ci ha fatto un raid insieme ad altri due utenti. Ecco dove lo stavi cercando. Quindi riferite a Saranai Shar, che il personaggio è ancora vivo. Sì, sì. Almeno una cosa buona oggi. Se avesse usato labirinto, che bestia avrebbe acquisito? Se avesse usato labirinto, avrebbe cercato comunque di risolvere la situazione per il bene di tutti. Io ho un'altra domanda. Cioè, se lei avesse fatto una cosa prettamente egoistica, tipo porta dimensionale, me ne vado io e poi ragazzi, cazzi, non vi posso aiutare. Vesti nere. Se si fosse sacrificata per salvarvi, sarebbe diventata una vesti bianca. Allora, a parte il fatto che tu capisci che sì, ok, rimani vesti nere, e poi tutto il party mi guarda del tipo: beh, brutta stronza. Cioè, nel senso, capisci? Sì, però ti voglio dire. Allora, il discorso è questo. Io avevo detto di andarvene voi. Il discorso è questo. Scusatemi un secondo, fatemi inserire. Il discorso è questo. Io ho cercato di farvi capire il meno possibile che fosse una sorta di illusione, teletrasportandovi tutti, perché ovviamente portare i tuoi compagni con te avrebbe reso più credibile la cosa, senza farti capire che era una prova. Se tu fossi andata via rinunciando ai tuoi compagni, loro l'hanno vissuta quella cosa. Quindi loro poi sarebbero tornati indietro con la consapevolezza che di fronte a quella difficoltà tu li hai abbandonati. Quindi tutta questa cosa della prova serve anche per creare ipotetici dissapori nel party, per capito? Già, c'è dei risvolti sul party. Invece questa cosa è interessante perché tu in un certo senso ti dovrai interrogare per quello che è successo, perché la magia in qualche modo ti ha riconosciuto tale e i tuoi compagni hanno visto che tu hai cercato un modo per salvare tutti. Ma infatti William ti voleva abbracciare, Su questa cosa poi ti dico. Comunque, la domanda era: avessi usato piuttosto Wish? Non c'è. Avrei formato il desiderio. Non c'è tempi di consegna troppo lunghi. Non ti avrei dato mai Wish. Per ovvi motivi. Anche perché sai qual è il problema? Ora io non so qua come funziona. Fammi leggere un secondo Wish. Perché io purtroppo, ragazzi, sono un romantico. Wish è un trattato soltanto per.
per leggerlo. È un trattato, sì. No, ma a parte l'avrei formulato... No, più che altro l'avrei formulato: desidero che questo drago davanti a me muoia all'istante. Cioè, ci sarebbero state ripercussioni di altri tipi, di altro tipo. Allora, non ho intenzione di leggerlo perché è tipo 6 pagine, però io ricordo il Wish vecchio. E il Wish vecchio era una delle spell che veramente dovevi essere avvocato per fare Wish. Perché se tu facevi, dicevi una cazzata, il master te la torceva contro. Se funziona ancora così, capito. Se tu lanciavi Wish, sarei curioso di vedere cosa sarebbe successo. Per come avrei formulato, sarebbe successo qualcosa di tanto brutto? Cosa avresti fatto? Generale? La formula che volevo usare era, sarebbe stata, insomma, desidero che questo drago davanti a me muoia all'istante. Nel giro di pochi istanti, la parte dove vi trovavate voi sarebbe stata circondata da draghi d'argento e sarebbe stata distrutta con il drago all'interno. Desidero che unicamente questo drago e nessun'altra creatura... Allora, c'era perché un mago, lo dico? Chat qualcuno aveva detto a caso, cioè, nella disperazione a un certo punto ho dato un'occhiata alla chat del tipo, avevo già deciso però... Chissà che cosa avrebbero fatto loro. E ho visto che qualcuno ha detto vai desiderio. E ho risposto effettivamente ragazzi, mi sa che complicherebbe ancora di più le cose in questa situazione. Infatti, cioè lo capite lo perché stregone, non so io se ci penso wish, 3000 volte. Ce l'ha Wish. Con Xanatar possono tutte le classi possono lanciare tutti gli incantesimi. Certo. Cioè tu pensa che gli esempi che c'erano nei manuali della 3.5 sai com'erano? Ad esempio, se un personaggio chiede di avere un oggetto magico, Wish il genio potrebbe decidere di far comparire di fronte a lui un demone che possiede quell'oggetto. Della serie ammazzalo e te lo prendi. Raga, cioè, Wish... No. No. Sì. Cioè, Wish è come chiedere, è come desiderare qualcosa e fare un contratto con un genio. Sì, di quelli solo che se lui che ti dicono sì, ah c'è sempre l'inculata dietro. No, non è che c'è lui cattivi, tu gli vai a rompere le palle. Cioè tu materialmente li evochi per farti esaudire un desiderio e cioè, loro ti rompono le palle. Esatto. Che io sappia Wish soltanto non è una un cosa mago da chiedere all'istante, è una cosa che voi prima, la settimana prima, il mese prima voi pensate, per questa situazione che cosa potrei fare? Inizia a scrivere, ok, desidero questo. Vediamo tutte le ripercussioni possibili e immaginabili. No, ok, sistemiamo la formulazione di desiderio. Per ogni così desiderio che vi passa per la testa. Fate l'unico che io sappia, storicamente, l'unico, mi posso sbagliare, ma l'unico mago pazzo ad avere usato Wish è stato proprio Alastair Blacklaw. E si vede che fine ha fatto. Mamma mia ragazzi, tu considera che non, persino non ho memoria di altri che l'hanno usato. Tu considera che persino a Baldur's Gate, proprio all'inizio di Baldur's Gate 2, c'era una parte dove tu arrivavi al centro di una stanza e compariva un genio che ti diceva ah ti sei liberato, esprimi un desiderio, e tu avevi diverse opzioni. Qualunque opzione tu prendevi c'era una fregatura diversa. Se tipo tu dicevi voglio diventare più forte, lui ti faceva poppare dei mostri, uccidili e prendi esperienza. Voglio questo oggetto, e ti poppavano due mostri con gli oggetti. Cioè era proprio pensato che doveva perché tu gli rompevi le palle materialmente. Ti potevano scegliere genio. Cosa? Sì. Tipo non desidero nulla. E che cacchio lo lanci a fare? Perdi, no, la, perdi lì la, da lui, la, sì, la volontà. No, lì a Baldur's sì, Gate. Sì, a Baldur's Gate. E lui ti diceva, sono sorpreso della tua scelta. Credevo tu fossi una persona diversa. Ti facevo tipo più egoista. Se ne va e non accade nulla. E ti dà esperienza e basta. Perché tu lì, con quella scelta, inizi a delineare il percorso del personaggio. Perché il personaggio poi dipende se diventi buono o malvagio per diventare o meno il figlio di Bal. Cioè il figlio del dio dell'omicidio. Ho capito. O diventi Morlandest che si è abbonato anticipatamente a livello 1 per 3 mesi. Ecco cosa diventavi in Baldur's Gate 2. Ecco, esatto, mi ricordavo, ma non mi ricordavo quello. Vedi, sulla fiducia ti ha anticipato 3 abbonamenti. Hai visto. Va bene, ragazzi. Io direi che possiamo andare di saluti, visto che sono 12:20 e ci andiamo a coricare. Sei un quarto. Sì, hashtag, certo, un quarto. Perché sicuramente riesco a dormire adesso. Certo, rosso di sera. Ce l'hai una tinta, è stata una bellissima sessione, lo dico davvero.
Rosso divertito. Di sera, Isabella si spera. Io ti scortico vivo quando ti vedo a Modena, lo sai, vero? Dopo questa cosa. Sì, ho appena deciso che farò dei doppi turni in quei giorni. Ce l'hai la tinta per la veste, Ele? No, e sono bionda con gli occhi azzurri. Secondo voi nel mio armadio c'è qualcosa di rosso? Cioè, non si incarna, cioè, con il mio incarnato non ci sta assolutamente, ragazzi. Io non ho niente di rosso, questo è un problema. un problema, capite? Allora, accappatoio rosso si trova dappertutto. Va a fare caldo con questa, quindi va bene. Comunque, signori, okay. Io vi informo per quello che accadrà domani sera, eccezionalmente, ci sarà una sessione del richiamo di Cthulhu, una one shot dal titolo Ti amo da morire. Quindi non perdetevela. Mamma mia. Perché ce ne saranno di belle e siete obbligati a vederle, altrimenti vi fanno fare la prova dell'alta stregoneria, ma questa volta il drago vi mangia. Aia. Poi invece giovedì torna Arcantir con il suo terzo episodio e anche lì ci saranno belle belle discussioni. Quindi Dragonlance torna, se non sbaglio, il 23. Quindi hai tutto il tempo per sbollire. Per comprarti una veste rossa. A Dragonlance, quindi è il 23 facciamo? Il 23, quindi dopo Modena. Meno male, mi stavo disperando che stavo dicendo oh no, io il 16 non ci sono, non esiste, non la fate senza di me, oppure piuttosto sto per i primi 30 minuti. No, ne avevamo minuti. Parlato a inizio mese, okay. Che il 16 non avremmo fatto sessione perché o tu mi pare che avevi un impegno, non mi ricordo qual era il problema. Grazie. E comunque vi dico anche quest'altra cosa che ho detto anche agli altri ragazzi, considerate ragazzi che io vi inviterei, cioè non vi inviterei, vi dico già da subito che nelle prossime, dalla prossima sessione in poi, se dovesse mancare qualcuno non giocheremo, perché dalla prossima sessione in poi siamo lì, cioè nel senso l'avventura sta finendo e se manca una persona è un casino. Come vedete, a me dispiace tantissimo che Sara non ci fosse stasera. La lore è stata tirata a secchiate. Uff. Ricordati che sei incazzata come una bestia. Va bene, segnato signori. Segnato su Calendar Google. Io vi do la buonanotte, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, ringrazio nuovamente tutti gli abbonati, tutti quelli che ci hanno fatto un raid, un abbraccio speciale e signori, noi ci vediamo domani sera alle 21:10 con il richiamo di Cthulhu. Ti amo da morire, una storia incredibile e niente. Io vi auguro una buonanotte. La lezione che abbiamo imparato è che il caro William è daltonico e non sa riconoscere il colore dei draghi. Ma perché che ha detto? Per me tutti i draghi sono uguali. A proposito, non ho capito perché daltonico. È nero anche per i daltonici. Poi te lo spieghiamo. Poi te lo dico offline. Signori, ah, perché non è cioè cromatico e sì. Ah, ok. Io ci avevo provato lo stesso, cioè, vabbè. Ma se mi rispondeva e mi diceva sì, sacro imperatore, sei tu che mi dominerai. Salivo sulla groppa del drago e distruggevo tutto il mondo. Ecco che facevo. Ecco quella verità. Buonanotte, signori. Non te scherzi. Buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte. Sono i Reddits. Ciao.